Naimon Rosario. Nato? A Palermo il 18 agosto del 1945. Vabbè, lei allo stato è domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione? Sì. Va bene. Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Posso rimanere seduto? Prego, Presidente. Prego. Signor Naimo, buongiorno. Io buongiorno. Le volevo chiedere, in primo luogo, volevo fare una domanda ancor prima, diciamo così, di entrare nello specifico se lei ha fatto parte o meno di Cosa Nostra. Nel verbale, lei è stato sentito dalla Procura di Palermo il 24 luglio del 2016. Ricorda di avere prodotto un suo appunto che aveva redatto lei e di averlo firmato? Nel 2000, quando è stato? Sì, ho fatto una dichiarazione sì, nel 2015-14. Non si sente molto bene, signor Naimo. Deve parlare più vicino al microfono. Sì, sì, mi può ripetere la domanda perché forse non ho capito. Sì, ricorda di avere depositato nel corso di un interrogatorio con la Procura di Palermo un suo appunto sui fatti che riguardano questo processo, cioè l'omicidio Agostino, che lei aveva firmato? Un suo appunto, una cosa che aveva scritto lei? Sì. Se lo ricordo, lo conferma questo appunto? Se lei me lo legge, lo confermo. Io posso anche dare lettura di tutto, dico Presidente, ma se lei ricorda di averlo depositato, io chiederei l'acquisizione perché si tratta di un atto proveniente dal Naimo ed è indubbiamente un documento. Però scusi, pubblico ministero, io non. Se c'è il consenso, che altrimenti penso che possa transitare, se non è certo un atto proveniente dall'imputato e certo non è un documento. Quindi se c'è il consenso delle parti lo acquisiamo. Va bene, farò la domanda, altrimenti, altrimenti entrerà con le domande, però lo possiamo come dire, acquisire il consenso se c'è parti civili, c'è il consenso all'acquisizione, ovviamente parti civili, sì, difensori degli imputati, però ditelo, non fate segni con la testa o segni parlate, c'è il microfono. Sì, Presidente, Avvocato Di Franco per la registrazione, non c'è il consenso. Non c'è il consenso, Avvocato. Perfetto. Luigi. Mi associo, Presidente. Vabbè, e quindi faremo entrare eventualmente le dichiarazioni che il pubblico ministero riterrà con la escussione del testo. Sì, signor Naima, io volevo sapere se lei ha avuto rapporti con l'associazione mafiosa Cosa Nostra e di che genere? Di che genere? Ha fatto parte dell'associazione Cosa Nostra? Sì, ho fatto parte di Cosa Nostra, sì. In che famiglia, di che famiglia faceva parte? Io sono stato associato nella famiglia in un primo tempo, quando sono stato affiliato, ero nella famiglia di Tommaso Natale. Dopo anni passai nella famiglia di San Lorenzo, che era sempre nello stesso mandamento, sì. Ma siccome ero nato a San Lorenzo hanno richiesto di passarmi definitivamente a San Lorenzo. Lei ha vissuto in Italia o ha vissuto anche all'estero? Una parte della mia vita sono vissuto all'estero, già qualche anno dopo che sono stato affiliato a Cosa Nostra, che avevo 19-20 anni, poi sono emigrato in America. In America lei aveva contatti con la Cosa Nostra americana? Con Cosa Nostra americana? Sì. Sì, sì. In particolare con chi? Cioè con quale famiglia, con quali soggetti? Sì, in particolare con la famiglia Gambino. Quindi stiamo parlando di New York o altri luoghi? Di New York. Senta, lei è stato utilizzato per attività di Cosa Nostra? Di che cosa si occupava all'interno di Cosa Nostra? In America o in Italia? Sì. Lei risponde a tutte e due le domande che... Non sbagliamo. Di che cosa mi occupavo? Era la domanda.
Sì, che attività svolgeva? Si occupava di omicidi, di estorsioni, riciclaggio? Ci dica, stupefacenti. Ma mi occupavo, una volta che sei in Cosa Nostra ti occupi di tutto quello che c'è da fare. Quindi... Sì, ma il pubblico ministero vuole sapere in concreto lei cosa faceva di tutto quello che c'è da fare. Cioè lei in concreto cosa ha fatto? Ha commesso omicidi, dice, ha fatto estorsioni, ha fatto danneggiamenti, ha fatto non ha fatto niente, ci dica. Sì, sì, in America ho fatto omicidi, estorsione no, ero contrario all'estorsione, ho fatto omicidi, ho trafficato con la droga e lavoravo normalmente. Lei si occupava anche di riciclare i soldi di Cosa Nostra? Riciclare i soldi di Cosa Nostra, stiamo parlando sempre dall'America? Sì, certo, dall'America. Ma no, riciclare i soldi di Cosa Nostra, a meno che non erano soldi di un traffico di droga, ma poi non... Esatto, sì. Perfetto, va bene. Sì. L'epoca? In che epoca è entrato lei in Cosa Nostra? Quando esattamente è entrato a far parte di Cosa Nostra? In che momento? Quando è entrato. Non ci sente. Sono entrato a far parte di Cosa Nostra nel 60, negli anni 60, credo 64, qualcosa del genere. In Sicilia o in America? Qui, in Sicilia. In Sicilia. Ricorda chi era presente alla sua affiliazione? Sì, sì. Quando siamo stati affiliati eravamo in tre, ed eravamo io, Salvatore Lo Piccolo e Lino Spatola, che poi fu il rappresentante di Tommaso Natale. Presente c'erano i rappresentanti di Tommaso Natale, allora Antonino, Antonino Messina, e i suoi fratelli, c'erano il consigliere, c'era Scalice che era il capo di Cina, c'era parte della famiglia di Tommaso Natale. Perfetto. Noi oggi la sentiamo in relazione al duplice omicidio Agostino Castelluccio. Lei è stato sentito varie volte, in pratica ha chiesto anche di essere sentito su questo omicidio. Lei sì. È stato latitante in Italia e in che periodo? Sì, io sono... Scusi, io sono stato latitante in Italia nel 1989, nel periodo che ci fu il caso del Big Gian, del traffico di droga del Big Gian, dei 600 più chili che venivano dall'America. Da allora mi sono reso latitante perché c'è stato uno che è il Cuffaro che ha dichiarato che mi conosceva e quindi mi sono reso latitante. Cuffaro la intende dire Gio Cuffaro? Gio Cuffaro, sì. E stiamo parlando di Big John, giusto? L'inchiesta era questa. Stiamo parlando? Di Big John. Il Big John, sì. Perché lei l'ha detto all'americana e non so se si fosse compreso. E le volevo chiedere, quindi siamo nel 1989, dove è stato latitante? Dove sono stato latitante? Sono stato latitante a diversi posti, ma il primo posto quando mi sono reso latitante
mi hanno portato, compagni della famiglia di San Lorenzo, mi hanno portato in una casa a Capaci. Chi esattamente della famiglia di San Lorenzo? A chi si è rivolto lei? Mi si è portato il Biondino, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo e credo pure Giovanni Ferrante. Quale Salvatore Biondo? Perché come lei sa ce n'è più di uno. Quello più bassetto, ce n'era uno lungo e uno basso di queste bionde. Quindi Biondo Salvatore è il corto, diciamo così detto. Giusto? Mi perdono, non l'ho capito. Non ci sente. Che ha detto? Biondo Salvatore il corto, giusto? Salvatore il corto, sì. Sì, perfetto. Quindi mi ha detto, quindi l'hanno portata Biondo Salvatore il corto, Biondino Salvatore e Giovan Battista Ferrante. E queste persone si occuparono anche della sua latitanza? Sì, sì, si occupavano, sì. La casa di chi era? Dove lei è stato? La casa era di Antonino, che aveva un mobilificio a Capaci. Antonino. Era un uomo d'onore anche lui? Sì, era un uomo d'onore anche lui. E allora guardi, le faccio una contestazione per ricordarle quello che lei ha già dichiarato. Lei ha riferito che le fu messa a disposizione, stiamo parlando del verbale del 24 luglio 2016, uno dei tanti che ha sempre detto questa cosa. 2018, chiedo scusa. Però qua c'è scritto 16. E allora. C'è scritto un appartamento nella zona di Capaci nella disponibilità di Antonino Troia. Anche lui è un uomo d'onore della famiglia di Capaci. Antonino Troia, sì, Troia, sì. Questa famiglia, la famiglia di Capaci, rientra nel mandamento mafioso di San Lorenzo, lo stesso suo mandamento? No, Capaci non... Ah sì, a quell'epoca poi fece parte del mandamento di San Lorenzo, sì. Sì, perché poi hanno ingrandito. Prima il mandamento di San Lorenzo era solo all'epoca quando sono stato affiliato nel 64-65. All'epoca il mandamento di San Lorenzo era solo San Lorenzo, Tommaso Natale, Sperracavallo e Pallavicino. Ma poi nel corso degli anni si allargò. E credo che Capaci facesse parte del mandamento, certo, di San Lorenzo. Biondo Salvatore il corto, Biondino Salvatore e Ferrante, che ruolo avevano nel mandamento? Il Ferrante? No, questi tre che le ho detto. Allora, facciamo uno per volta. Biondo Salvatore il corto, che ruolo aveva nel mandamento? No, ero un semplice soldato. Di quello che mi ricordo io. Biondino Salvatore? Il Biondino? Sì. No, Biondino era... Biondino aveva un titolo. Forse era capodicino o qualcosa del genere. Il Biondino... Aveva un titolo, ma non mi ricordo che titolo avesse. Va bene. Giovan Battista Ferrante? No, era un semplice soldato, Giovan Battista Ferrante. Senta, Antonino Troia partecipò pure lui alla gestione della sua latitanza? Sì, era uno di quelli che mi veniva a trovare, lui, i suoi figli, mi portavano da mangiare, a volte mi portavano a casa loro. Sì, si ricorda come si chiamavano i figli di Antonino Troia? Non ho capito la domanda.
Si ricorda come si chiamavano i figli di Antonino Troia? Sì, sì. Uno si chiama, credo il più giovane, si chiamava Enzo. E l'altro, che forse era qualche anno in più, si chiamava Salvatore. Perfetto. Biondo e Biondino si ricorda per, avevano motivi per venire a Capaci, motivi leciti, diciamo così, per venire a Capaci? Sì, gli... sì, credo, sì. Credo, se ricordo bene, che avevano un'impresa edile, non proprio a Capaci, ma forse a Carine, nella vicinanza della Villa Grazia di Carine, con Salvatore il Biondo, quello corto, perché passavano sempre, quasi giornalmente. Io non ci fui mai in questa impresa di lavoro, ma loro parlavano del lavoro, costruivano ville, non sono sicuro, ma forse avevano una cosa di costruzione. Lei era da solo in questo, chiamiamo, in questa casa, o c'erano altri soggetti insieme a lei? No, insieme a me, quando mi portarono in questa casa, già me l'avevano detto in precedenza, dice: c'è un altro ragazzo che è un bravo ragazzo, che è pure latitante, ma ti potrà aiutare, andare a comprare cose. E c'era un ragazzo giovanissimo che si chiamava Andrea Mangiarracina di Mazara del Vallo. Era anche lui latitante? Era anche lui latitante, sì. Ed era anche lui uomo d'onore? Sì, sì, era anche lui uomo d'onore, sì. Come era divisa questa, com'era questa casa? Lei ha fatto anche uno schizzo della casa. Sì, 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 sì. Sì. Era primo piano, in un primo piano, si salivano le scale, era una casa di giardino, cioè era fabbricata in un giardino, ma si salivano le scale, si arrivava al primo livello, se ricordo bene la porta era a sinistra, si entrava e c'era un piccolo hall, come si dice, piccolo. Poi entrando dal corridoio c'era un bagno a sinistra, c'era una stanza da letto a destra, poi continuando nel corridoio c'era un'altra stanza da letto che non la usavamo mai, poi continuando ancora c'era la cucina con una sala da pranzo, credo, qualcosa del genere. Quindi voi due come stanza da letto eravate insieme? Nella prima stanza, non ho capito. Nella stanza da letto eravate insieme voi, con due letti separati, chiaramente. Sì, 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 con due letti separati, logicamente. Senta, lei ha passato tutto l'anno 1989 a Capaci, latitante? Ho portato tutto. Ha passato tutto il 1989 latitante a Capaci? No. Io, mi scuso. No, facevo che stavamo un po' a Capaci, poi siamo andati pure qualche mesetto a Mazara, cambiavamo, poi siamo stati pure qualche mese, non credo sia stata, se fu la prima estate o la seconda estate, qualche mese a Terrasini, ma la maggior parte del tempo in quegli anni l'abbiamo passato a Capaci. Poi a volte ci assentavamo, ad esempio, una settimana, due settimane, ma poi ritornavamo sempre nella casetta a Capaci. Infatti avevamo le chiavi, entravamo, uscivamo. Lei ricorda quando andò esattamente a Mazara del Vallo? Mi ricordo cosa? Non ho capito. Ricorda quando andò esattamente a Mazara del Vallo? Oh, a Mazara del Vallo. Ci andai tante volte a Mazara del Vallo. La prima volta... Come latitante stiamo parlando sempre, signor...
Sì, ma io fui, quando parliamo sempre dalla tetà, perché dalla fui tetà, sempre la tetà. No, l'importante è che ci capiamo. Da quel momento in poi ero sempre la tetà. Sì, andammo a Mazara. Infatti mi ricordo la prima volta che Andrea mi portò a Mazara, ci andammo con un pullman, e mi ricordo andammo in una casetta di campagna, siamo stati là giorni o forse qualche settimana, lo facevamo per rompere il fatto di non stare sempre là dentro, per fare vedere ai vicini che a volte uscivamo per lavoro. Quindi è successo che sono andato a Mazara anche in quel periodo, per poi ritornare. Poi prendevamo il pullman e ritornavamo, scendevamo, avevamo le chiavi e entravamo nella casa di Capac. E allora, signor Naimo, per ricordo anche, le faccio questa contestazione sempre del verbale del 24 luglio 2016, c'è scritto 24 luglio 2016. Ah, poi c'è scritto 13 luglio 2018. Ah, vabbè, ma c'è scritto. Un momento. Vabbè, comunque, è questo verbale qua. Abbiamo capito tutti qual è il verbale. Un momento, voglio. Sì, prego, un attimo solo. Se posso, vorrei continuare. Aspetti, stia a sentire questa contestazione. Lei ha dichiarato questo: in questo appartamento ho trascorso tutto l'anno 1989. Mi sente? Non mi sente. Sta bevendo. Sì, la sento. Ah, la sento. Tutto l'anno 1989, stiamo parlando di quello di Capaci, con qualche intervallo trascorso a Terrasini o altra breve assenza. Nel 1990, quindi l'anno dopo, mi trasferì a Mazara del Vallo, credo forse dopo l'arresto, poco prima dell'arresto del Mangiarracina. Lì a Mazara avevo un compagno di latitanza, tale Giovanni Leone, uomo d'onore della famiglia di Mazara, che fu poi forse arrestato. A Mazara trascorsi tutto il 90 e parte del 91, e poi infine tornai nella zona di Palermo. E poi continua. Dico, lei conferma queste cose che aveva dichiarato nel 2018? Che abbiamo trascorso l'89 nella casa a Capaci? Sì. Sì, lo sto dicendo, facevamo, andavamo, venivo, cioè non posso ora ricordare tutte le volte che uscivamo dalla casa per andare. In grosso modo la latitanza era fra Capaci, cioè nell'89 fu fra Capaci, Terrasini, e poi forse a Mazara, oppure a Mazara poi fu nel 90 un pochettino, ma erano questioni di settimane nei primi tempi e ritornavamo a Capaci. Poi dal 90-91 in poi, fui a Mazara per sempre, perché la casa venne occupata, diciamo. Sì. La casa venne occupata di acce e latitanze. Senta, lei ricorda il giorno in cui fu ucciso l'agente Agostino e la moglie? Sì, io lo ricordo il giorno che fu ucciso, perché lo vidi tutta la situazione in televisione. Quindi questo fu quello che, perché mi ricordo. Le venne detto qualcosa prima che lei vedesse alla televisione questo, cioè che era avvenuto questo omicidio? Qualcuno le disse di fare qualcosa o non fare? Sì. Era abitualmente succedeva che quando tutti i ragazzi che gestivi, i ragazzi, il signor Cioia, i suoi figli, e i ragazzi di San Lorenzo che gestivano la detanza, spesso passavano dall'appartamento o ci portavano qualche cosa per salutarci o per... E ricordo un particolare che in quella
In quel giorno qualcuno di questi ci disse: oggi state restati a casa. Cioè non si scendeva in particolare, già si capiva che c'era, o a volte c'era movimento di polizia in giro, a volte c'erano persone. Quindi era una cosa che succedeva spesso, di consuetudine succedeva questo fatto. Anche perché, devo ricordare, non so se questo l'avevo scritto, anche perché l'Andrea Mangiarracina aveva una piccola macchina, credo che era una 126, queste macchine piccole e piccoline, che gliel'aveva dato il Cioia, era una macchina vecchia, che ogni tanto la prendevamo, siccome lui aveva la patente, aveva tutto, anche se eravate tanto, forse avevamo la patente falsa, e ogni tanto ce ne andavamo in spiaggia, ma riprendevamo questa macchinetta. Quindi a volte, quando passavano e ci dicevano non uscite, no, era pure inteso non andate in giro con la macchina. Quindi quel giorno successe che dissero, di qualcuno ci venne a dire di non uscire. Poi, siccome la sera, mentre, non so, dopo che avevamo mangiato, di sera, abbiamo acceso il televisore e si è vista questa tragedia nella televisione, che tragedia nel senso mi colpì, la ricordo ancora, mi colpì il fatto che si parlava pure di una donna assassinata con... e quindi il fatto mi rimase memorizzato nel cervello. Senta, ci guardammo con, sì, Presidente, con Mangiarracina, siccome ci avevano detto di stare a casa, ci guardammo, cioè, come a dire, ma per questo ci hanno detto di stare a casa? Però in particolare non ce l'avevano detto di questo fatto. Allora, scusate, quando, un secondo. Una cosa vorrei dire. Prego. Quando poi, siccome poi in seguito, non so se fu il 90, il 91, cioè poi andai a vivere a Mazara, che mi portarono i ragazzi, mi portarono a vivere a Mazara con questo Leone, il signor Leone, come si chiamava, Leone di cognome, Giovannello Leone, ma proprio molto spesse volte passavano la stessa cosa. Tutti quelli che ci gestivano, tra i quali c'era il Sinacore pure che ci gestiva, passavano: oggi non uscite. La sera, ad esempio, quando fu il caso di un capo della polizia di Mazara, che fu sparato, il giorno prima il Sinacore, che è collaboratore di giustizia, passò da noi: oggi non uscite, perché il pomeriggio, la sera, succedeva una sparatoria. Un'altra volta, forse sempre il Sinacore, mi veniva a avvisare a casa, poi il Giovannello Leone forse non c'era più, perché se ne era andato in galera, non mi ricordo di questo. Passava il oggi non uscire, no, quel tempo c'era ancora il oggi non uscite, perché la stessa cosa, e hanno ammazzato a uno di Campobello di Mazara, quello Galati, a uno di Campobello. Vuole dire, cioè, Natale Ala? Natale Lala? Alia, sì, no, sì, questo. Senta, scusi, lei se deve finire, finisca. Io volevo soltanto dire che l'operatore di Liber, di Antimafia 2000, avevate già tutti prestato il consenso con le limitazioni, non registrare il volto degli imputati, che questa è la posizione delle parti. Allora la Corte conferma l'autorizzazione alla videoregistrazione con esclusione del volto degli imputati, quantomeno dell'imputato presente in videoconferenza, e con esclusione ovviamente delle immagini che riproducono
il sito dove si trova il collaboratore di giustizia. Quindi sostanzialmente non potete riprendere nulla di tutto quello che avviene sul monitor dal quale ci sono collegati l'imputato e il collaboratore di giustizia. Signor Naimo, prego, scusi, sì, ma ho dovuto interrompere per questa cosa perché lì stanno cominciando a registrare. Lei ha fatto, scusate soltanto un non attimo per chiarire, sì, lei ha fatto riferimento alla sera che c'è stato un attentato al capo della polizia che vi dissero a Mazara di non uscire. Sì. Lei se lo ricorda il nome di questo signore, di questo capo della polizia? Mi suona un nome, però... Germanà può essere... Gennarà, sì, Germanà, vabbè. Me l'avevo no, è anche per collocarlo nel tempo l'episodio, cioè, va bene, grazie. Sì, sì. Senta, ma dopo l'omicidio di cui stiamo parlando, lei ha notato nelle persone che gestivano la sua latitanza nervosismo, li ha visti parlare, ne ha parlato con loro di questo omicidio? Che cosa è successo? Di questo di Mazara? No. Stiamo parlando proprio di Agostino e della moglie. Ah, di quello di Capace? Sì. No, non mi hanno mai detto niente completamente. Però poteva anche essere la mia impressione. Però notavo, perché a volte c'è dall'appartamento per non stare sempre a casa, ce ne andavamo con Andrea Mangiaracino, ce ne andavamo nel negozio di mobili del signor Cioie, ci sedavamo là, ci sedavamo per passare la giornata, ci sedavamo nel dietro del negozio, e in quel periodo ho notato, può darsi pure che era l'impressione dietro quello che era successo, notavo un pochettino di ciuccio negli orecchi, piccole parole che io non mi mischiavo, di fatto loro, sempre cominciando dal Ferrante il primo, che oggi è collaboratore di giustizia, loro possono dire, io in questi periodi della latitanza non mi mischiava mai, non volevo sapere niente, non stavo per i fatti miei. Però vide qualcosa di diverso, che potevano essere altre cose, non era detto, cioè non sto asserendo che era forse che parlasse di quell'omicidio, perché loro avevano sempre qualcosa da parlare, si chiamavano a solo, si parlavano per i fatti loro. Io ero trattato, e questa era Regina che ce lo diceva a loro, perché poi me lo dicevano gli stessi che oggi sono collaboratori. All'epoca me lo dicevano, che Irina ci diceva sempre, non ci dite mai niente, non ci fate sapere niente, lasciatelo per i fatti suoi. Cioè Irina mi teneva lì, però separato da tutto e da tutti, mi voleva tenere come una persona solo sua e basta. Ma Irina come gestiva? Lei lo conosceva Irina, quindi mi pare di comprendere, giusto? Salvatore Irina lo conosceva? Sì. Arrina già lo conoscevo dal 1972, credo. Un momento, voglio essere corretto, 72. Da 72, sì. Quello mio. Lo trovo. Ovviamente, signor Naimo, stiamo parlando di conoscenza anche mafiosa. Non parliamo soltanto lo conosceva, sì, come suo coetaneo o quello che era, insomma, conoscenza anche mafiosa. Conoscenza mafiosa, ma nel 72 già io appartenevo alla mafia, sì, nel 72, quindi se conosceva Rina nel 72 non era per vicino di casa. Se vuole posso pure ricordare in quale occasione l'ho conosciuto nel 72, mi dovrei un pochettino... Sì, vabbè, no, non è importante questo. Le volevo chiedere un'altra cosa invece. Rina ebbe mai a chiederle di non dire ad altri associati mafiosi che doveva commettere un omicidio, aveva commesso un omicidio? Rina mi disse a me, non ho capito la domanda. Sì, le disse in alcuni casi di non riferire ad altri mafiosi che lei doveva commettere o aveva già commesso un omicidio?
ma onestamente non capisco il significato, ma Irina mi diceva sempre, automaticamente quello che gli posso dire, Irina mi diceva sempre di non parlare con i ragazzi, di non parlare con nessuno, ma questo lo diceva a tutti. In particolare si ricorda che una volta Rina le disse di uccidere John Gotti. Sì, sì, sì. Se io mi ricordo. Sì, sì. E come mi ricordo? E che cosa le disse di dire se le avessero chiesto, diciamo, di questo omicidio? No, questo in particolare, perché io gli disse, io gli ho risposto sotto tutti. Se ammazziamo a Gianni Cotte a New York, una guerra, un macello succede. Dice, fatelo, dice, senza... Perché lui, il Rina, era molto arrabbiato con questo Gianni Cotte perché si era sentito il fatto che aveva ammazzato a Paul Castellano. E Paul Castellano, lui, diciamo noi, ci teneva di più perché nel 70... però no, nell'81 io ero venuto dall'America per, con un mandato da Paul Castellano, e da allora avevano allacciato la relazione con Rina, con tutta la commissione di Palermo. Poi quando ammazzarono a Paul Castellano e diventò rappresentante John Gotti, Irina qui in Italia si voleva mischiare pure in queste cose, dalla Sicilia si voleva mischiare, cioè diventò un pazzo, e mi disse pure di ammazzare Gianni Cotte. Sono tu, un macello succede, dice, poi tu fallo con qualcuno fidato, non fate finta che non sapete niente, anzi chiedete che volevate sapere chi è stato. Le solite cose sue, che ce ne sono tante di queste cose da raccontare, di queste modalità che usava lui. Ma in sostanza, quindi, poi lei l'unica. Lo fece? Non è stata l'unica. Naimo, cioè, per non lasciare il discorso in sospeso, in sostanza poi questo attentato a John Gotti fu fatto o no? No. Vabbè. Prego, lui, senta, lui... per ricordo, le leggo una cosa che ha dichiarato nel verbale il 23 luglio del 2020. Mi disse di uccidere John Gotti, parla di Rina chiaramente, di non dirlo a nessuno, mi disse, virgolette, negalo pure con me, anzi domandami chi è stato. Lo conferma questo? Sì, questo, ce l'ho finito, l'ho detto adesso, dice, tu fai finta, anzi chiedi agli altri chi è stato, sì, esatto. Questo era un modo di fare di Rina, diciamo, era così. No, lui non... era la sua cosa da fare. Lui aveva pure chiesto di ammazzare il procuratore generale d'allora, Rudolfo Giuliano, e io proprio a questa volta mi arrabbiai serio e ci disse con le persone che aveva mandato in America, con questo mandato, gli disse fatevi fatte vostre, che questo fatto non si fa. Dice, ma se signorina, cioè se signorina me la spiego io. De fatto poi sono sceso a Palermo per dirgli a signorina che questo fatto non si faceva, e non si è fatto. Si è rimasto male, ma non si è fatto. E questa è storia, non solo verità, questa è storia. Senta, lei ricorda che diciamo in televisione venne detto come si era svolto l'omicidio e soprattutto se era stato successivamente dato alle fiamme il mezzo su cui erano i soggetti che avevano commesso l'omicidio? Ricorda questi particolari? Ma particolare di televisione. Neanche di giornale, perché era un giornale, non neanche di televisione, che una volta si diceva passionale, una volta si diceva forse ladri, un'altra volta gente segreta, polizia stessa, cioè poi un sacco di cose di giornale. Certo, è chiaro, questo è quello che dicevano in televisione, ma sulla base delle sue conoscenze, la dinamica del delitto
Era un delitto passionale, per quello che lei conosce chiaramente. Cosa succedeva se c'era un delitto passionale in Sicilia? O era un delitto di Cosa Nostra? Mi perdone, vuole la mia opinione? Ovviamente no, io voglio che lei, sulla base di quello che è sua conoscenza, di quello che è il modo di operare di Cosa Nostra, mi dice se questo modo di operare corrisponde a quello di Cosa Nostra o meno. Sì, in un certo senso sì, la motocicletta, le due persone, in un certo senso sì, proprio è come si dice... porca miseria. Con calma, non si preoccupi, tranquillo. Tipico di Cosa Nostra, sì. Lei ha detto mi sempre in questo verbale. In italiano è un pochettino. Lei ha detto sempre in questo verbale il 23 luglio del 2020. La dinamica del delitto rende chiaro che si tratta di un delitto commesso da Cosa Nostra, questo per la metodologia utilizzata e per l'organizzazione sottesa. E adesso le faccio un'altra domanda. Lo conferma questo? E per la, non ho capito tutto. È per l'organizzazione che chiaramente emerge da quello che... Per come era stato organizzato, signor Naimo. Non so come spiegarlo. Per come era stato organizzato, lei dice, secondo le mie conoscenze, perché lei non è un teste qualsiasi, diciamo, lei è un uomo di Cosa Nostra per decenni, lei dice, secondo le mie conoscenze, sia per come è stato realizzato, sia per come è stato organizzato, per me è un delitto di mafia. Questo è quello che aveva detto. Sì, se lo penso tutt'oggi. Lo pensa tutt'oggi. Senta, non l'ha che, detto. Una cosa le volevo chiedere. Nel caso di un omicidio, diciamo così, passionale, cosa succede? Passionale o per altro motivo? Che non era stato autorizzato da Cosa Nostra. Cosa succedeva? Per quello che sono le sue conoscenze. Ha dei casi che ricorda? No, se non era stato Cosa Nostra... Logicamente, automaticamente, specie a quei tempi, Cosa Nostra si sarebbe interessata a vedere chi ammazza gente di questo calibro. Certamente non era una persona qualunque, un lavoratore che magari poteva essere qualche certamente era un agente, un capo della polizia, non so che cos'è. Quindi automaticamente, se non fosse stato Cosa Nostra si sarebbe interessata, sarebbe andato a fondo per capire chi faceva un qualcosa del genere, logico. È andata a fondo, ripeto, è la mia filosofia. Mi deve scusare, andata a fondo significa che avrebbe anche ucciso chi aveva materialmente compiuto l'omicidio? Può darsi pure perché logicamente se non era cosa passionale ed era qualcosa, era venuto in un mandamento che doveva chiedere il permesso, logico. Ecco. Logico, l'avrebbero ammazzato. Doveva prima chiedere, anche che era un'altra Cosa Nostra di un altro posto, doveva prima chiedere. E poi probabilmente ci davano pure una mano, ma non si poteva partire uno di Palermo Centro e veniva a ammazzare a uno a Capace senza dire niente. Senta, una cosa la volevo chiedere. Almeno queste erano le regole. Rina, che rapporti aveva con il mandamento di San Lorenzo? Cioè, ha abitato a San Lorenzo? Che rapporti sì. aveva? Rina era il padre della famiglia di San Lorenzo, proprio il padre. E anche con la famiglia di Madonia, fino allora erano stati come padre e figlio sempre. Io mi ricordo i Madonia da quando erano ragazzotte, erano state con la famiglia di San Lorenzo. Il Rina aveva sempre un strettissimo legame. In quel periodo, nell'89, quando arrivai io, credo che era gennaio 89, per conteggiare
tutto l'affare del Big Gian. Irina era una, scusando la frase, una bestia nei riguardi del Madonia. La prima cosa che mi disse Saruzzo: non mi far avere a che fare con questa gente, perché parte dei soldi li tenevano i Madonia, i Galatolo, e logicamente io ero venuto per recuperare, e parliamo di miliardi, ero venuto per recuperare, e lui mi ha detto: non mi dare a che fare con questa gente. Io lo guardai e disse: ma come? Ma con Nenuzzo, queste, parlando di Madonia, diceva: questo Nenuzzo, dopo tanti anni che è stato vicino a me, mi ricordo questa parola, non, si è imparato solamente a sparare, ma caratterialmente mi ha deluso. Io dico la verità, capivo, non vedevo l'ora di andarmene, perché capivo che c'era in programma qualche, da come parlava Irina, c'era in programma un'altra guerra. Invece devo dire che il Madonia lo vedevo che era, si teneva, era teso, ma non me, e io logicamente non ci andai a raccontare al Madonia che quello che aveva detto Irina, ma non le vedevo più assieme. Ma sinceramente quello non si è espresso mai di dirmi qualcosa di male di Salvatore Irina. E quindi io ho dovuto andare personalmente io a raggiungere, per mezzo di Giovanni Ferrante, che oggi è collaboratore di giustizia. Giovanni Ferrante mi accompagnò da Madonia in via Montalbo, siamo andati in via Montalbo, mi sono incontrato con il Madonia, c'era pure quello, il Galatolo, quello credo che si chiamava Giovanni Galatolo, qualcosa del genere, uno dei Galatoli, e ci parlai dei soldi. Quello subito si mise a disposizione, mi disse tutta la maniera come avrebbe fatto a mandare, proprio si mise a disposizione, ma non mi disse. Ma Irina in quel momento, in quel periodo, era come una vipera, come una tigre nei riguardi del Madonia, perché non mi diceva particolare, non mi raccontava dei particolari, ma mi diceva solamente: ciò non si è insegnato mai niente, l'unica cosa che si è insegnato, cioè queste sono quelle che mi ricordo, che mi restano in mente, l'unica cosa che si sono insegnate è solo a sparare, ma poi non capiscono niente. Perciò io ero preoccupato, non perché se loro subissiavano, ma ero preoccupato che in mezzo a questa situazione dovevo perdere i soldi dei noi americani. Quindi cercavo di mettere la buona, cercavo di calmare gli animi, perché non volevo una guerra, specialmente in quel momento. Senta, signor Naimo, lei sì, dice, sì, ha parlato di Madonia, e lei ha avuto questi rapporti con Madonia, e Irina era arrabbiato con Madonia. Stiamo parlando di Madonia chi? Antonino. Che era di quale famiglia? Ma Madonia era il capomandamento della, aveva la Resultana, aveva tutta la parte dei Leone, l'Acqua Santa. Vabbè, stiamo parlando di questo. Prego, pubblico ministero. Senta, lei appunto ha detto poco fa che nessuno poteva permettersi di fare qualcosa a San Lorenzo senza l'autorizzazione di Irina. Nel verbale del 23 luglio del 2020 lei ha detto la stessa frase. Ha detto: nessuno poteva permettersi di fare qualcosa a San Lorenzo senza l'autorizzazione di Irina, che lo considerava a casa sua. Aspetti un attimo. Solo i Madonia avrebbero potuto fare una cosa del genere. Conferma questa dichiarazione? Io ho detto: solo i Madonia potevano fare una cosa del genere. E può darsi, sa perché lo confermo, perché... Non entrava nelle regole,
non entrava nella mentalità di nessuno di sfidare il mandamento di San Lorenzo, che Gina era come il capo mandamento di San Lorenzo. Però se c'era una persona così pazza che l'avrebbe potuto fare, sarebbe stato in Madonia. Però io ho sempre detto e ripetuto che il Madonna, il Riina, che mi è stata fatta questa domanda, e io ricordo bene che ho detto che il Riina l'avrebbe potuto fare questo fatto senza farlo sapere il Madonia, ma il Madonia per lo fatto senza farlo sapere il Riina, certamente mi sembra una fantascienza. Però poi nella vita tutto è possibile, perché io una cosa che sono un mago. Cioè io non ho capito, Naimo, scusi, io, che dico quello che penso. Ecco, non ho capito quest'ultima aggiunta che ha fatto, che Madonia potesse fare qualcosa di questo genere senza il consenso di Rina, non ho capito, lei lo considera come possibile? Fantascienza. Fantascienza, vabbè. Cioè sulla base delle regole di cosa non... Vabbè. Questo. Il Madonia poteva fare qualcosa del genere? Poteva essere una cosa possibile? No, non lo so, non lo so. Cioè, se pensava di fare... Anche perché, siccome c'era quel raffreddamento fra le due parti, si pensava se nel caso... No, ma si parlava, io non ricordo quando facevo questa interrogazione, si parlava se poteva essere Madonia... Sarebbe stata una pazzia, ma se c'era una persona che poteva sfidare il volere di Rina, sarebbe potuto essere Madonia. Ma l'ha fatto, non l'ha fatto, queste sono fatte sue. Vabbè. Queste cose le può sapere lui. Senta, ma c'era qualcun altro oltre Nino Madonia che appunto usava sfidare Rina? Continuava a sfidare Rina? Osava sfidare Rina. Poteva sfidare Rina. Sinceramente io non penso che Rina, specie a quei tempi, aveva nemici, perché Rina aveva ucciso a tutti nella prima guerra dell'81, aveva massacrato a tutti, aveva bontato, aveva ammazzato a tutti qualcuno che era, qualche codina che era rimasta l'andava ammazzando man mano, anzi andava avanti. Ma chi poteva? I fratelli di Madonia, che a quell'epoca c'era quello Salvatore, che era un altro Madonia, che anche lui era una potenza. Ma certamente erano fratelli, quindi... Se faceva una cosa uno, era come se la faceva l'altro. Cioè, è una situazione un po' difficile. Una cosa, pubblico ministero, mi dovete scusare, io vi devo chiedere un minuto, di sospeso. Presidente. Un minuto, grazie. Sì, Presidente, io volevo fare un'ultima contestazione per ricordo, diciamo, leggendo proprio delle frasi che ha scritto il signor Naimo. Sono contestazioni su circostanze che ha già riferito. Sì, Presidente. Quindi, chi si sarebbe permesso di venire a fare un simile delitto nel mandamento di San Lorenzo senza il permesso, senza almeno avvisare, tenendo conto che il mandamento di San Lorenzo apparteneva sì a Pippo Gambino, ma per il signor Rina era come se fosse la sua propria casa. Quindi solo un pazzo avrebbe potuto sfidare una simile potenza, e questo l'ha detto. L'unica potenza capace di correre questo rischio poteva essere il mandamento di Madonia. I restanti mandamenti non se lo sognavano nemmeno. Di conseguenza, queste poi sono considerazioni. Quindi lei, quando ha scritto questo appunto, che poi è stato oggetto, dell'interrogatorio fatto al pubblico ministero, aveva riferito che l'unico
parole sue, pazzo, diciamo, che avrebbe potuto fare una cosa di questo genere nel mandamento di San Lorenzo, che Rina considerava come cosa propria, l'unico poteva essere Imadonia. È così o no? Un momento, precisiamo. Siccome sono stato, quando ho scritto questo, logicamente sono stato messo alle corde, ma chi poteva essere qualcuno che poteva sfidare una situazione del genere? Logicamente, pensando tutto Palermo e forse tutta la Sicilia, ho pensato, ma forse l'unico pazzo che poteva sfidare una potenza del genere, ma ripeto sempre, perché sono stato un po' costretto a sceglierne uno. Signor Naimo, questo lei l'ha scritto, non è un interrogatorio, cioè è una cosa che ha scritto lei, un promemoria, sì, che ha consegnato, sì, sì, al, sì, pubblico, sì, ministero, quindi è scrittura sua, non c'è nessuno che la pressava. Sì, diciamo. Ecco, va bene. Sì, va bene, sì. Va bene così. Cioè, senta, al di là... Se nel caso che non fosse stato lui, poteva essere qualche altro, l'unico che poteva aspettare. No, ma io credo che questa domanda già me l'avevano fatto prima. Io avevo spiegato questo concetto che sto spiegando, sì, a lei, e poi ho scritto è possibile. Senta, signor Naimo, al di là del fatto, lei ha detto che nel 1989 trova la situazione tra Madonia e Rina deteriorata, insomma, tanto che Rina le dice non mi ci fare parlare. Successivamente questa situazione cambia, che lei ricordi, per esempio tra Rina e Madonia Salvatore, successivamente lei ha visto, sì, atteggiamenti diversi? Sì, onestamente non so se l'ho scritto oppure l'ho già detto. Cioè, subito dopo di questa situazione, cioè siamo in agosto, cioè io ripeto, facevo l'andare e venire da Mazara, da... Cioè, una volta trovandomi, non so se siamo ancora nell'89, porca miseria. Siamo nell'89 per adesso, giusto? Sì, questo che sta dicendo lei è stato, sì, dopo l'omicidio dell'agente Agostino e della moglie? Sì, dopo. Forse sempre dopo, nell'89 dopo. Però. Ma forse poi nel 90, vabbè, tra l'89 e il 90, vabbè, non è importantissimo. Quindi stava dicendo, la domanda del pubblico ministero è signor, dopo un po' di tempo. Sì, signor Naimo, passiamo già in 90. Signor Naimo, siccome siamo a distanza, dobbiamo fare che magari aspettiamo che finisce chi sta parlando, perché se ci accavalliamo non capiamo più niente. Sono stato chiaro? No, non è stato chiaro, non ripeto, per favore. Siccome siamo a distanza, dobbiamo evitare di accavallarci. Lei aspetti che finisce chi parla, e altrettanto faremo noi. Aspettiamo che lei finisce, va bene? Vabbè, guardi, io non ho nessun interesse di stare qua. No, vabbè, non mi sono spiegato. Sì. Voglio dire che ci accavalliamo come voci. Ah, mi perdono. Voglio dire... Io c'ho le auricolari perché non ci sento. Voglio dire solo questo, che ci accavalliamo come voce. Allora, stavo dicendo, la domanda del pubblico ministero era: lei dopo, successivamente, ha avuto modo di vedere o di percepire o di sapere che c'era stato un certo riavvicinamento, una modifica di atteggiamenti di Rina nei confronti di Madonia, in particolare la domanda era Salvatore? Sì. Allora, ci racconti. E allora, come stavo dicendo, siccome io facevo l'andare e venire fino al 90, così, un giorno arrivai a Capace, sempre nel negozio dei mobili, mi vennero a trovare loro. Mi venne a trovare, forse fu ancora il Ferrante che mi disse questo, e mi disse che c'era Salvatore Madonia che mi voleva incontrare. Io rimasi un po' perplesso quella volta, perché fino ad allora queste Madonie non si vedevano mai, cioè non avevo visto mai nessuno. Tutto ad un certo, verso il 90, così, questo non lo so dire esattamente.
mi dissero che c'era Salvatore che mi voleva parlare e ci andai all'appuntamento subito, disse, e Ferranti a conoscenza subito, disse va bene, ho a disposizione, e ci siamo incontrati con Salvatore Madonia nel il signor Cioia aveva due negozi nella strada di Capaci, aveva questo grande dove ci andavamo sempre noi, ci sedevamo nel dietro, e poi di fronte ne aveva uno che era sempre chiuso, che ci teneva i mobili di cucina, tutte le cucine. E questa volta invece mi portarono là, l'appuntamento, nel posto di cucina. E incontrai al Salvatore Madonia, affettuoso come sempre, mi abbracciava. Io logicamente parlammo di suo fratello, cioè, mi dispiace perché già a Nino, Antonino forse l'avevano preso, perciò cioè, mi dispiace di questo fatto. E lui mi disse pazienza, ma mi parlò del fatto del processo che si stava celebrando tra Italia e America, tra la Sicilia e l'America, il processo del Big Gian, se c'era qualche possibilità di poter trovare qualche mano, qualche cosa per poter convincere questo Cuffaro a reiterare perciò io mi ricordo gli disse ma dove lo vado a trovare a Cuffaro? No, dice, siccome dice attraverso i suoi parenti, perché questo Cuffaro, questo parente a Partanna, mi diceva, dice, dicono che lui non è contento. Disse, guarda, se io posso parlare con qualcuno in America, ma cioè, fu una cosa, forse fu una cosa così lontana da realizzarsi, forse fu più un modo di vedermi, di parlarmi, di farmi dalla sua disponibilità che altro. Quindi, e mi rese conto da allora che siccome prima non si vedeva nessuno di questa Madonia, completamente, questo Madonia che si era avvicinato a volermi parlare, ma può darsi che si sono nuovamente, fu un'idea mia, ripeto, come sempre, ma quella fu l'unica volta che vide a Salvatore. Si sono nuovamente, infatti, deve finire la frase, signor. Cosa vuole dire? Quale frase? Lei ha detto si sono nuovamente, riferendosi a Riina e ai Madonia, a Madonia Salvatore nella fattispecie. Sì, sì, ah, la frase. Cioè, da ciò pensai che per il Salvatore essere là e parlare con me, pensai che si erano ravvicinate o qualcosa del genere. E poi un'altra cosa perché pensavo che si erano ravvicinate. Perché quando io ero a Mazara, spesso il Sinacore, che è collaboratore di giustizia, addirittura mi portava i saluti di Salvatore Madonia, che di quello che mi faceva capire che si trovava a Castelvetrano con il Messina, con il Messina Denaro, il Madonia. Dice, ma purtroppo dice, non, lui non può venire qua per salutare, cioè, quindi tutte queste cose pensavo che c'era un avvicinamento, ma erano mie supposizioni. Senta, ma Riina e Madonia Antonino, Madonia Salvatore eccetera, avevano interessi comuni per quello che è a sua conoscenza? Riina con Madonia? Sì, ma erano, ma che ci devo dire, erano padre come figli, padre e figli, avevano tutti in comune, ad esempio, ora, per interesse non so cosa intende, ma ad esempio la gestione dei soldi del Big Gian, che furono molti miliardi di soldi, cioè loro in un primo tempo erano, cioè non c'era, erano come una famiglia, erano, poi i soldi me li dava Riina, poi in questo momento che era arrabbiato mi disse, cioè, vacci tu, non ti seccare Saruzzo, ma vacci tu, combattici tu con questa gente,
che non la voglio più vedere, io rimase, insomma, può darsi che stanno cercando una scusa per non uscire solo, cioè pensai di tutto. Invece quelle erano disponibilissime, madonia, cioè in quel momento, ma avevano, avevano avuto sempre interesse comune, tutto quello che faceva uno faceva, ad esempio loro lavoravano pure con quello, con il palazzolo della Svizzera, ma sempre di comune accordo, sempre io presente, cioè loro erano tutte un cassetto di ciò che sapevo. Bellissimo. Senta, le dissero i Madoni Antonino o Rina Salvatore, le dissero mai che si dovevano fare degli omicidi per accontentare persone diverse, non di Cosa Nostra, diciamo, altri soggetti? No, no, sinceramente questo mai. Guardi, allora le dico questo. Perché loro definivano, lei dice, loro definivano sempre con sinonimi questi altri soggetti, come vogliono così o quelli dall'alto. Ah, sì, sì, bravo, sì, 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 questo è vero. E questo, cioè, ce lo spieghi. Questo è vero, questa parola... Che è successo? Pensa che sta parlando. Parlo? Sì, sì, può parlare, signore. Sì, 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 questo è vero, questo, la parola dall'alto, più di una volta... La sentì dire specialmente a Rina, dall'alto qualche volta, ma vogliono così, sì, era una parola, non dico di tutti i giorni o continuamente o con chiunque, ma era una parola che in qualche occasione sentì a Rina usare questa parola. Sì, questo voglio, specialmente la parola vogliono così. Lei ricorda qualche occasione in cui le venne detto, proprio un'occasione specifica in cui le venne detto questa frase, vogliono così o lo vogliono quelli dall'alto? Sinceramente, un particolare caso mi viene, al momento non me ne viene, ma aveva sempre questa definizione, sempre, certamente no, tutti i giorni, ma aveva a volte questa definizione, me la ricordo, che... Cioè, all'ultimo ci metteva vonna così, vonna così, vonna così in siciliano significa vogliono. Certo. Senta, le faccio una contestazione al ricordo, perché sempre il 23 luglio del 2020 lei ha detto, in occasione dell'arresto di Pippo Calò, Rina, è il sottinteso, mi domandò se potevo occuparmi di un carico di droga che doveva andare in America. Mi disse, fammi questo favore, aiuta Pippo, che così vogliono, sì, dall'alto. Sì, sì. Sì, sì. Lo conferma? Questo è vero. Perfetto. Sì, che mi disse, sì, mi disse, sì, mi disse, fammi questo favore, Saruzzo, che aiutiamo a questo poveraccio che parlando di Pippo Calò, che mezzo lasciata, avvocato, cose, e io purtroppo lo rifiutai quel caso. In un primo tempo mi ero reso disponibile, il giorno dopo poi se ripensai, cioè col metodo che volevano fare loro, mi rifiutai. E mi ricordo in particolare che parlavo di questo Calò e usò quella frase, cioè come mi voleva dire che era rovinato perché per cose non sue, cioè, però non specificò, sì, questo particolare me lo ricordo, sì. Senta, lei ha sentito parlare di rapporti di persone di Cosa Nostra, nella fattispecie chiaramente di Nino Madonia, di Rina, con dirigenti di polizia o comunque con persone appartenenti alla polizia o ai servizi? Devo dire la verità, con Rina no, no. Che Rina si mette la Madonia volta. Neanche, ma sto pensando a che... La parola dei servizi segreti intende? Sì,
Pronto? Sì, sì. No, servizio, la parola servizio non... qualche poliziotto, mano d'argina, no, sinceramente non lo posso dire. E mi dica chi, di chi sta parlando? Ah? Di chi parla? Di chi parlo? Sì, ha detto qualche poliziotto. Di no, chi sta parlando? C'è, no, no, cioè di... No, no, non ho detto qualche poliziotto, poteva essere qualche poliziotto, ma poi riflettendoci niente in particolare di soffermarsi, alla volta erano cose di licenze, di stupidaggine, cose di, ma cioè entrare su questo dei poliziotti, no, no, dall'alto qualche volta ci scappò a Rina. Stavo pensando se c'era qualche cosa di a livello di queste guardie per licenze, per cose, ma no, non posso entrare nel merito perché non c'è niente da dire. Senta, signor Naimo, lei sempre nel verbale del 23 luglio del 2020, lei ha parlato di due soggetti, ha parlato di Contrada e ha detto che copriva tutto e poi ha parlato... Testuali sue parole, del questore di Tommaso Natale, che non so se ci può dire degli altri elementi. Dico, questi li conferma? Di Contrada? Come persone, come dirigenti di polizia che avevano rapporti con Cosa Nostra. Lei ha parlato di Contrada e del questore di Tommaso Natale. Sì, questi si sentivano, ma questo Contrada... Questo Contrada lo sentivo di più, forse nei tempi del Riccobono c'era uno di cui parlavano, ad esempio ci fu un particolare una volta che ci fu un grande matrimonio, non so chi si sposava, c'erano qualche 100 persone e ci fu uno della famiglia del Riccobono. Addirittura non mi ricordo se era il genero del Riccobono che disse, vabbè, perché ci si minchia 100 cristiani, ah sì, perché mi raccontavano un fatto che c'erano un sacco di persone in questo matrimonio quando si era sposato il figlio del Riccobono, ci si minchia, lui latte tanto, se n'è andato in questo matrimonio, dice vabbè c'è il Contrada, mi ricordo questa una battuta del genere, perfetto. Cioè sul senso di c'è il Contrada, come ad esempio... Sentivo parlare. Signor Naimo, ora continua a fare le domande il mio collega. Ho poche domande ancora, signor Naimo, da parte nostra. Prima di tutto, lei ha conosciuto, ha sentito parlare di Scotto Gaetano? Scotto Gaetano, il nome Scotto mi dice, mi suona il nome Scotto. Gaetano, no, ma il nome Scotto mi suona, però deve considerare una cosa, che quando io dall'America venivo qui in Sicilia, io ero un affiliato all'epoca ero affiliato alla famiglia di Riccobono, che la famiglia di Riccobono, stiamo parlando degli anni Ottanta, era una famiglia che si riunivano 50-60 persone alla volta, era una di quelle che, perché mi ricordo tutte le volte che arrivavo, se mi portavano a mangiare, non so come si chiama questa zona, forse era vicino dove c'era Bontà, in campagna, avevano villini, Riccobono, e c'erano persone a centinaia, proprio a... Ora, se l'abbia mai visto questo Scotto in una di queste situazioni, è difficile, probabilmente l'ho visto, ma di ricordarmi come io ad esempio conoscevo per dire allo Piccolo, Madonia, tutti questi di prima, no. Può darsi che l'abbia visto, non lo posso nascondere, ma che oggi io mi ricordi qualche particolare di Scotto, onestamente devo dire, purtroppo no.
Senta, signor Naimo, per quanto lei ricorda, e parliamo, mi riferisco specificamente a quello che è avvenuto negli anni Ottanta, ecco, ci interessa di più, chi erano gli esponenti della mafia palermitana più addentro ai traffici internazionali di stupefacenti? Negli anni Ottanta? Sì, diciamo nel periodo di cui abbiamo parlato, fine anni 70, anni 80. Allora, c'erano i Galò, erano una potenza per giocare, i Bontà, gli Inserillo, il Ricco Bono logicamente era con Bontade, e i Coglionesi con i Madonia, tramite me e il Palazzolo. Poi se facevano dell'altro con altre persone, non lo so. Senta, del mandamento... c'erano, prego. Mi perdono. Con questi c'erano esempio i Geraci. Cioè quando parlo del Rina, stiamo parlando degli anni 70, cioè il Rina era molto stretto con i Geraci, con i Brusca, con tutta questa gente che... Cioè, quindi quando parliamo di traffico di droga erano tutti assieme in questa situazione e loro erano o con me o col Palazzolo o con qualcuno che io non conosco, non sapevo niente, perché sicuramente non potevano sempre, facevano pure i fatti loro, a volte non mi dicevano niente e a me non mi interessava completamente. Senta, lei ha mai conosciuto, sentito parlare di Caruana Alfonso? Mi può ripetere il nome? Caruana Alfonso. Non lo capisco. Caruana Alfonso. Non capisco, ha problemi di udito. Lo dico per questo. Caruana. Alfonso Caruana. Lo conosce questo nome? Caruana. Oh, Alfonso Caruana. Sì, ma questo era un americano. Alfonso Caruana, sì. Ma non credo che l'abbia conosciuto io. Ma ne sentivo parlare da una vita, ma di tanti tempi fa. Addirittura stiamo parlando degli anni 60 ora, 60-70. Era in Canada. Ecco, questo era, infatti... Dico, lei è mai entrato in rapporti, in contatti, nelle sue attività illecite, mi riferisco evidentemente, con esponenti delle famiglie mafiose operanti in Canada, se ce ne sono, evidentemente? No, perché dal Canada, no. Dal Canada si fu negli anni 60 e conoscevo a quell'epoca nel Canada, conoscevo i Badalamenti che veramente stavano a Detroit, però Detroit Windsor nel Canada era proprio c'era un piccolo ponticello, conoscevo i Badalamenti a quell'epoca, gli Inserillo questi di qua, ma gli Inserilli, quelli che comandavano a Detroit ai tempi, tutta gente ricca, conoscevo i Tocco in quei periodi e conoscevo molto dei Badalamenti, tanti parenti dei Badalamenti. Infatti, quando io andai in America, il Gaetano Badalamenti negli anni 60, 66, 67 mi mandò da loro con una lettera dai Badalamenti in Detroit, che erano nella famiglia di Detroit, però poi dopo qualche due anni io da là mi spostai a New York, sempre mandato da loro, ma quindi da Detroit, Canada, mi allontanai, quindi qualche ricordo che ho è degli anni 60. Va bene, no, era, poi, diciamo, mi riferivo a periodi diversi. Senta, signor Naimo, lei ha fatto riferimento prima a Giuseppe Cuffaro, detto Gio Cuffaro. Chi era Gio Cuffaro e con chi aveva rapporti Gio Cuffaro fra le famiglie mafiose di Palermo?
Sì. Gioco Faro io lo conobbi a Miami, nella Florida, perché adesso mi devo dare qualche secondo per le date, perché mi ricordo negli anni 70, verso la metà degli anni 70, mi ricordo che negli anni 80, prima della metà degli anni 80, un mio compare di New York che ha la famiglia Borgetto, Pollo Duca si chiamava, venne qui in Sicilia verso l'80, stiamo parlando 83-84, e logicamente lo invitarono tutti i Riina, i Gerace, tutta quella di quell'epoca. E tra questi c'era il Madonia, Antonino Madonia, e il Madonia si chiamò a mio compare questo Pollo Duca, mentre che mangiavano con tutti i Riina. Si chiamò questo mio compare e gli disse: senti, ho un messaggio per Saruzzo, devo portare un messaggio a Saruzzo, dice, posso dartelo a te? E mio compare, quello era come un fratello con me, dice, ma logico, Paolo. E quello gli raccomandò, gli disse, siccome ci sono questi ragazzi, questi Galatolo a Miami, che c'erano i Galatolo, il Cuffaro, dice a Saruzzo se si le può andare a incontrare e se le metto un po' vicino nel caso che abbiano del bisogno anche di qualche consiglio, di qualche cosa, se hanno bisogno di qualcosa che li guardi un poco, perché sono molto vicino a me, sono affezionati con me. Io non conoscevo nessuno di questi, con Galatolo, con Faro. Allora quando il mio compare è ritornato in America e mi ha portato questo messaggio, io perché volevo bene a questo Antonino Madonia, a suo padre, io ero amico con suo padre quando loro erano piccoline, mangiavo lì a casa loro con sua madre, cioè eravamo una famiglia. E allora quando mio compare mi ha portato questo messaggio in America, dice Ninuzzo Madonia, dice, mi ha chiesto se gentilmente puoi guardare questi ragazzi, questi Galatolo, questo Faro, che sono un gruppo che sono a Miami, però non hanno un punto di riferimento, quindi per dirgli di avere a te come punto di riferimento. E io disse perché no. Addirittura fu perché il padre di Madonia gli aveva pure detto di mandarmi questo messaggio a me dal carcere. Allora quando mio compare mi portò questo messaggio, io avevo un appartamento, avevo una casa a Miami, quindi la prossima volta che andai a Miami lì andai a trovare queste ragazze con mio compare. Da allora conobbi a questi Galatolo, quello Giovanni Galatolo, un altro ragazzo che cognato suo, non mi ricordo il nome, insomma era una famiglia, il padre, e c'era pure questo Cuffaro con loro. E l'ho tenuto un po' vicino, però devo essere sincero, a primo impatto non me ne piacque nessuno di loro, devo dire proprio quello che sentivo e che sento di dire, cioè io parlo con l'anima, parlo con i sentimenti. E allora gli disse al mio compare, ma Paolo, ma che gente sono? Perché erano buonaccioni, ma parlavano troppo, e questo quando conobbi a questo Cuffaro, ma a quindi questo Galato, a questo. Da lì in poi cominciarono a proporci delle cose, perché questo Cuffaro aveva una moglie sudamericana, credo della Uruguay o Paraguay, non lo so, e che questa sorta, forse questa moglie, però forse, perché sono ricordi vaghi, aveva qualche parente, qualche cosa che era in qualche cartello di droga nel Sud America.
Ed erano, avevano possibilità di portare grande quantità di gioia, e a poco li abbiamo conosciuti, parlavano, finché poi ci fu questo fatto della Big Gianni, che loro hanno proposto a me, addirittura per 600-630 kg di... E io mi ricordo, scesi a Palermo, dunque questo fu l'anno 88, io scesi a Palermo, scesi qua a Palermo, ne parlai con Irina, non mi ricordo se c'era pure il Madonia a quel tempo, oppure era in galera, oppure parlai pure con lui. Ne parlai con lui, e lui subito mi diede tutta la disponibilità di nave, come dovevano fare, come si sarebbero incrociate nell'oceano, che doveva parlare col padre di Messina Denaro, cioè organizzò tutto, e in un batter d'occhio questa gioca di Miami, del Sud America, arrivò qua. Questo fu come abbiamo conosciuto questo Cuffaro. Va bene, diciamo, per quello che più direttamente mi interessava, questo gioco Cuffaro quindi era vicino, mi sembra di capire, per quello che hai detto, ai Galatolo e a Madonia, ovviamente. No, sì, ma il Galatolo e Madonia, sì, con questi, era una persona di loro. Senta, perché le mogli erano sempre... Perché mi ricordo che questo Galatolo mi invitò a casa a mangiare, c'erano le mogli di questo Cuffaro, di questo Galatolo, tutte assieme, che era tutta una famiglia. Era. Senta, un'ultima domanda le devo fare, signor Maio. Lei ha conoscenza della presenza di Rina Salvatore per incontri, colloqui o altro nel territorio di San Giuseppe Jato? Qual è il nome che ha dato? A San Giuseppe Jato? Sì. Io a San Giuseppe Jato? No, se sa della presenza di Rina Salvatore nel territorio di San Giuseppe Jato per qualche incontro, qualche riunione. Sì, ma lui era di casa a San Giuseppe Jato. Ad esempio, quando una volta venne questo mio compare qui in Sicilia, addirittura se lo portarono a mangiare a casa del suo Bernardo Brusca, della famiglia Brusca, a mangiare a San Giuseppe Jato. Sì. Parliamo di che periodo? Anni 80? Quale periodo? Se mi dà 10 secondi, dunque, stiamo parlando, porca miseria, fu prima di conoscere quella, io penso verso l'80, cioè 84, a metà degli anni 80, se non faccio errore. Sì, lei nell'interrogatorio del 13 gennaio del 2011, mi riferisco alle pagine 24 e poi 66 della trascrizione, fa riferimento al 1986, riferisco solo questa data come contestazione. Quindi metà degli anni 80, 86, ecco. 80, poteva essere anche l'86, sì. Sì, prima che facemmo questo fatto del Big John, fu un periodo prima, che questa volta è venuto mio compare da solo qua, e ci hanno fatto feste qui a San Lorenzo, a Partenico, e se l'hanno portato pure a San Giuseppe Jato dalla famiglia Brusca, perché lui mi ha detto ho conosciuto il suo Bernardo, i suoi figli, sì. Senta, questa è veramente l'ultimissima domanda. Lei, sappiamo che ha riportato una condanna anche per 416 bis del codice penale, giusto? Mi sente, signor Naimo? Sì, ho subito una condanna, sì. Dovrebbe riferire alla Corte solamente quando ha iniziato a collaborare con la giustizia e per quali motivi ha collaborato con la giustizia. Ah, per quale motivo ho collaborato con la giustizia? Lo vuole sapere, glielo dico. Io ho cominciato a collaborare, innanzitutto, anche se non è
se non è scritto nelle carte. Io diventai collaboratore di giustizia subito dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, buonanima, perché mi ricordo nel 93, quando mi vennero il Ferrante mi venne a lasciare con il motoscafo, mi venne a lasciare in Corsica. Prima di lasciarci, di separarci, perché era lui con tutta la famiglia, bambini, aveva fatto, in quel momento c'era un macello, eppure lui riuscì con un motoscafo a portarmi in Corsica, per poi da lì andarmene. E mi ricordo che a quell'epoca io, quando salutai Giovanni Ferrante, io nel mio cuore ero già collaboratore di giustizia. Perché? Perché quello che ho detto a Giovanni Ferrante, sapevo che lui, ritornando a Palermo, appena lo faceva, a me mi avrebbero cercato da tutto il mondo per ammazzarlo. Perché io gli disse a Giovanni Ferrante: Giovanni, so che mi hai sempre voluto bene, ti ringrazio di quello che stai facendo oggi, però devo dirti una cosa. Ci ho detto, tutto ciò che avete fatto in questi ultimi anni sono state schifezze e cose in cui io non ho creduto e non credo. E di fatti ci ho detto, se ti ricordi, mai quando mi venivate a cercare, ero stavo sempre chiuso al buio, mi venivano a cercare per portarmi a mangiare, non ho voluto più andare con nessuno. Ci ho detto, era per questo, perché tutto quello che avete fatto sono state tutte schifezze. Ora lui mi ha guardato, si è messo a piangere, dice, che potevo fare, io ero un ragazzo. Ci ho detto, va bene, ma voglio che te lo porti con te. Ora lui doveva ritornare a Palermo e logicamente io sapevo che si incontrava con tutte, si sarebbe incontrato con chiunque, Rina, con Biondino e tutto, e poteva anche dire queste parole che io ci avevo dato al signor Ferrante, che oggi è collaboratore di giustizia. Quindi automaticamente io da quel momento, già sapendo che il messaggio che il signor Ferrante avrebbe riportato a Palermo, già io da quel momento ho detto bye bye e non ho mai più visto nessuno, non ho più mai venivano a cercarmi, sapevo attraverso mia madre, mia famiglia, che venivano a cercarmi, mi volevano parlare, non mai ho dato più risposta a nessuno. E questa è l'ultima risposta. Sì, dico, ma formalmente quando ha iniziato a collaborare? Quando è che ha preso le prime? Mi perdono. Sì, allora da allora, quando il Ferrante mi lasciò in Corsica, io dovevo andare in Venezuela, perché era già tutto pianificato per andarmene in Venezuela a trovare a quelli di Napoli, eccetera. Dalla Spagna dovevo andare in Venezuela. Quando il Ferrante mi lasciò in Corsica, io andai in Francia, poi dalla Francia andai in Spagna. E in Spagna incontrai, che già conoscevo, la ragazza che ancora oggi siamo insieme. Mi appassionai a lei e siamo stati tutta la vita da allora sempre assieme. E volevamo collaborare, dicevamo è domani, dopodomani, poi nasceva un bambino e poi rimandavamo. E siamo stati 20 anni, sempre latitante, senza mai vedere a nessuno. Finalmente nell'ottobre del 2010 ho detto alla mia compagna, goodbye, l'ho salutata e mi sono andato a presentare a una pattuglia in mezzo a una strada, c'era una pattuglia della finanza.
Aspetti, aspetti, signor Naimo, diamo atto che il Naimo in questo momento ha un momento di commozione, si riprenda e magari ripeta quello che ha detto da ultimo con una voce un poco più chiara, perché altrimenti si prende male, si sente male. Lei si riprenda un attimo. Quando è pronto ci dica che vuole continuare. Possiamo? Naimo, possiamo? Un attimo, Presidente. Sì. Può parlare, mi dica. Allora, eravamo arrivati... Scusa. No, non si preoccupi. Eravamo arrivati che lei nell'ottobre del 2010, ottobre 2010, con la sua compagna ha usato questa frase, bye bye, qualcosa di questo genere, e si è andata a consegnare a una pattuglia che passava lì per caso... Della finanza. No, avevo detto alla mia compagna di portarmi al tribunale di Palermo, però abbiamo lasciato la bambina... A casa con la febbre, che aveva la febbre a 40, e la bambina che era piccolina a quell'epoca aveva forse 3-4 anni. Signor Naimo, andiamo. Quindi lei si è consegnato qui a Palermo? Sì, a Palermo, alla pattuglia mi sono consegnato, quelle della pattuglia mi hanno risposto quando ci ho detto sono Rosario Naimo, perché siccome c'era traffico nella via per andare al tribunale. C'era traffico, allora io per fare ritornare a mia moglie presto, non si fare perdere tempo, che c'era la bambina con la febbre sola col piccolino, ho visto questa pattuglia in una cosa di benzina e c'ho, ferma, e ci ho detto a mia moglie: se vai a casa, io va bene. Lei, e mi ho presentato alla pattuglia. Quando ci ho detto chi era alla pattuglia, mi hanno detto, mi hanno preso per pazzo, e mi disse: cioè, vuole un'ambulanza che lo facciamo portare all'ospedale. Si sente, ma c'è tutto l'ospedale, io signor Rosario Naimo. Allora poi ho visto uno si è entrato nella macchina, ha messo a chiamare al telefono, qualche cosa del genere, e dopo un po' mi hanno afferrato, dice, hanno capito chi ero e mi hanno portato all'ospedale in Bella Sofia. Va bene. Noi non abbiamo altre domande, grazie Presidente. Prego, le parti civili. Sì, grazie, Avvocato Monastra, per la registrazione. Signor Naimo, buongiorno. Sente, sì. Buongiorno. Se era possibile vorrei ritornare un attimo sull'omicidio Agostino. Le volevo chiedere, in base a quella che è la sua esperienza e la sua conoscenza dei meccanismi di Cosa Nostra, lei poc'anzi ha riferito che il delitto era sicuramente di matrice mafiosa. Conferma questo? Che il delitto era di matrice mafiosa? Nel senso, la dinamica di come si è consumato... La dinamica l'ho paragonato a un omicidio mafioso, ma non che io ho pensato subito che era un omicidio mafioso. Sì. Cioè la dinamica, per come hanno fatto, all'apparenza sembrava un omicidio mafioso. Poi tutto sì. È possibile. Anche perché lei ha detto che... Però diciamo... scusi, avvocato, facciamo domande, perché se facciamo un riassunto, sì, come no, vede, no, magari il riassunto poi vi deve correggere perché non è proprio coerente con quello che ha detto. Rischiamo, lo so, però rischiamo di dire cose che lui magari non ha nel test non ha detto negli stessi termini. Facciamo le domande più che i riassunti. Lei, signor Naimo, ha ricollegato l'avviso che gli era stato fatto quella mattina del 5 agosto 1989 al delitto che poi si è consumato?
L'ho ricollegato quando? Quando mi hanno fatto la domanda o quando ha visto, ho guardato la televisione? Quando ha visto in televisione? Ma logicamente, quando ho visto la televisione, la prima cosa che ho pensato, la stessa cosa che succedeva a Mazara, perché a Mazara mi dicevano quello che, di stare dentro e poi ammazzavano, ne sono morto perché c'è quaccio. Quindi automaticamente, per istinto, la prima cosa mi venne in testa fu quella. Sì. Automaticamente, umanamente, quindi, fu quella. Quindi, signor Naimo, oltre agli elementi che lei ha ipotizzato sul delitto, c'era anche un avviso specifico quella mattina? C'era un avviso di per oggi non uscite di uno di loro. Per oggi è stato a casa, ma avviso che l'avevano fatto tantissime altre volte. E logicamente noi abbiamo detto va bene. Cioè non neanche chiedevamo, la maggior parte delle volte neanche chiedevamo il perché. Perché ripeto, avevamo quella macchinetta mezza vecchia che se ne andavamo a mare o andavamo a comprare qualcosa. E allora pensavamo che loro avessero visto qualche posto di blocco, qualche cosa, per evitarsi che noi uscivamo con la macchinetta, non ce la dicevamo. Quindi fu una come le tante altre volte. Ho capito. Signor Naimo, come funzionava all'interno di Cosa Nostra la circolazione di notizie? Cioè, chi decideva quali notizie potevano essere divulgate e quali no? Ma guardi, avvocato, non lo so, vediamo se riesce a rispondere. Io non so. Meglio in caso mai avvocato. Cosa Nostra non era una politica. Stavo dicendo. Prego, signor Naimo. Riesce a rispondere a questa domanda? Ma Cosa Nostra, ripeto, non era un ufficio giudiziario, una politica che si seguono le cose alla perfezione. Cosa Nostra era alla giornata, cioè, le regole esistevano, per carità, ma le rispettavano sempre quelli più forti. I più deboli, come infrangevano la regola, lo ammazzavano. Quelli li potevano infrangere le regole, non le ammazzava nessuno. Quindi che regole erano a questo punto? Sì, le chiedo più specifico, signor Naimo. È possibile magari che alcuni sapessero alcune informazioni e altri no? Cioè che non tutti sapessero le stesse cose? Sì. No, questo in Cosa Nostra succedeva, che un gruppo più stretto non era autorizzato a dirlo a tutti, questo sì, sì. Questo era casualmente, era una cosa, come si diceva, spesso, una cosa che succedeva. Sì, signor Naimo, le volevo chiedere, lei nel 1989... con chi ha avuto contatti per... lei ha riferito prima che era arrivato per conteggiare gli affari del Big John. Con chi doveva prendere contatti? Per l'affare del Big John? Sì. Gli affari li teneva il signor Riina, gli affari di Palermo. Io non ero autorizzato a immischiarmi di come proseguivano la distribuzione, però era il signor Riina. Io avevo il contatto con il signor Riina, che appena riceveva signor Riina la merce, lui mi doveva dare i soldi, punto. Il resto, quello che facevano, non mi interessava. Però in questo caso, in questo specifico caso, venni a sapere che, perché mi trovavo a Mazara, perché che i Mangiarracina e il Messina, il padre del Messina Denaro, capì che avevano aiutato
con queste barconi, con queste barche, al trasporto del Sud America, ma al cambiamento in oceano di questa gioga. Però ripeto, questa non era una cosa ufficiale, la capii io in un secondo tempo, mentre mi trovavo tante la Mazzara, ogni tanto sentivo qualche parola, quel giorno a caricare 630 con le barche, però non ci entravo in queste faccende perché non erano fatti che mi riguardavano a me mi riguardavano solo avere i soldi, punto. Sì, signor Naimo, e di questa sua attività lei è stato incaricato dal signor Riina? Salvatore? Non ho capito la domanda. Il signor Riina l'ho capito, la prima non ho capito. È stato incaricato, lei è stato incaricato, dico, per questa sua attività da Riina Salvatore? L'attività di traffico di gioco? Per il conteggio relativo al Big John. Il conteggio? Relativo al il conteggio del Big John. Cioè, la domanda non la capisco. Si può fare una domanda più precisa perché non l'abbiamo compreso. Il Big John fu una cosa che si sono sbrigate loro. Sì, sia quella la spartizione dei proventi. Che lei relativamente al Big John, lei ha ricevuto incarico da Riina Salvatore? Ma scusi, avvocato, mi pare che non abbia lui parlato. Ma Riina era quello che mi doveva dare i soldi. Mi pare che il Naimo non abbia proprio detto che lui era stato incaricato di spartizione dei proventi, anzi mi pare che abbia detto che lui di quello che faceva Riina qua a Palermo non si interessava. Per conteggiare gli affari, signor. Ma francamente, qual è stato il suo ruolo, Naimo? Perché sennò non usciamo più da questa vicenda, per quello che può servire, visto che non stiamo certo facendo qui il processo Big John, ma per quello che può servire, qual era il suo ruolo in questo traffico, Naimo? Di ricevere i soldi da Riina, appunto. Quindi punto. Lei veniva qui, Riina riceveva la droga che passava per i suoi canali e lei si prendeva i soldi, è giusto? Punto, sì. Ecco. Grazie, Presidente. Ma l'aveva detto. Signor Naimo, è stato il signor Riina che le ha detto di avere, diciamo, di occuparsene lei perché con i Madonia non voleva avere niente a che fare? Sì, questo sì, questo lo riconosco, sì. Sì. Il signor Riina stesso, quando arrivai, si alzò le mani e mi disse: Saruzzo, i soldi sono pronti, però mi deve fare una cortesia, perché i soldi erano divisi in due tranche. Quelle del Riina sicuramente si saranno divise la merce, quelle che mi doveva dare il Riina e quelle che mi doveva dare i Madonia. Allora il Riina mi disse: sì, Saruzzo, i soldi sono pronti, però fammi la cortesia, non mi fare vedere questa gente, per la rimanenza dei soldi rivolgiti personalmente tu stesso, parlaci tu con loro, con i Madonia, con i Galato. A me fece un pochettino impressione, stavo ribadendo, mi ricordo, mi arrabbiai un pochettino e stavo ribadendo, ma io gliel'ho data, il patto l'ho fatto con lei e i soldi me lo deve dare a lei, però non volle, siccome con Madonia mi ci trovavo pure bene, mi volevano bene come un padre a me Madonia, ci ho detto va bene, però mi fece impressione questo fatto, lo ripeto ancora una volta, che mi parlasse così dei Madonia, che li aveva cresciuto come figli fino a poco tempo prima. E questo è quanto. Sì, signor Naimo, ora le chiedo, per quello che è la sua esperienza sempre di questi rapporti che aveva anche con il signor Riina, dico, è possibile che le abbia fatto credere che che i rapporti con i Madonia erano deteriorati, quando in realtà invece non lo fossero? Col Riina tutto è possibile. Tutto, le cose che ho visto fare con Riina, non posso dire no. Cioè, se io me ne vado con la mia logica, che non l'avrei mai fatto una cosa del genere, perché ero sempre preciso nelle mie cose, se me ne vado con la mia logica dovrei dire no. Pensando alla logica del Riina,
Corrina, tutto era possibile. Allora, scusi un attimo, Solanaimo, però, avvocato, io per carità non sono voluto intervenire, la domanda è passata. Il test testimonia su fatti, non su quello che forse poteva essere. Testimonia su fatti. Questo è l'oggetto della testimonianza per legge. Nessun'altra domanda, signor Grazie, Presidente. Avvocato. Altre domande? Posso, Presidente? Prego, Avvocato. Grazie, Avvocato Repici. Buongiorno, signor Naimo. Signor Naimo, mi sente? Sì, la sento. Sì. Una precisazione. Nel periodo in cui lei fu latitante a Capaci, solo in una occasione le venne dato l'avviso a lei e a Mangiaracina di rimanere in casa, di non uscire in giro? No, fu in molte occasioni. No, quella fu una delle tante volte. Successe altre volte, sì. E nelle altre occasioni lei poi verificò qualche fatto, qualche circostanza, ebbe qualche notizia che ricollegò all'avviso che le era stato dato? No, sinceramente fatto grave di sangue, no. Mi venne notizia che poteva essere che c'era un sarcellamento della polizia, posti bloccati, queste cose, ma di un qualcosa di grave non mi venne mai, no. Cioè, quando mi dicevano oggi restate a casa, non successe mai quello che successe a Mazzara invece, che per ben 3-4 volte che mi dissero di rimanere a casa ci furono 3-4 omicidi. Ho capito. Proprio sempre. Senta, in quel momento, 1989, chi era il capo mandamento di San Lorenzo? Nell'89? Sì. Il capo mandamento funzionava il biondino, faceva di capo mandamento, di tutto. Il biondino era l'uomo era il figlio di Salvatore Riina, e se mi ricordo bene era pure lui il comandamento. Cioia era il consigliere, quello di Capaci. Mariano Tullio Cioia era o consigliere o sottacapo, e il Buffa era pure o consigliere sotto, uno dei due era consigliere e l'altro era sotto capo. Vabbè, comunque quindi, la domanda era chi era il capo mandamento. Lei quindi, ha detto il biondino, cioè Salvatore Biondino. Sì, chi c'era il capo mandamento? Ah, no, perché ancora era vivo. Il capo mandamento era un mio fraterno amico, Pippo Gambino. Il capomandamento, perché era ancora vivo allora, ora siccome è morto non lo ricordavo, era Pippo Gambino il capomandamento. Pippo Gambino era... intende Giacomo Giuseppe Gambino? Giacomo Giuseppe Gambino, sì. Era un mio fraterno amico. Ma all'epoca. Nel 1989 Gambino era operativo? Sì, quando me ne sono andato era ancora vivo Gambino, sì. Ma era libero? No, era agli arresti domiciliari, e io mi ricordo che con tutto che era agli arresti domiciliari nell'88-89 io lo andavo a trovare attraverso un giardino, ci saltavo e lo andavo a trovare, sì. Salvatore Biondino operava per suo conto, per conto di Giacomo Giuseppe Gambino? Sì, Biondino era il figlio di Pippo Gambino. Tutto quello che usciva dalla sua bocca, perché Pippo Gambino era agli arresti domiciliari, tutto quello che usciva dalla bocca di Salvatore Biondino
Erano le parole di Pippo. Sì, sì. Ho capito. Senta, lei ha detto di avere conosciuto Francesco Madonia. Ho capito bene? Il padre di Antonino Madonia. Esatto. Quando, Ciccio, sì, sì. Quando lo ha conosciuto? Ma, Ozzo Ciccio l'ho conosciuto da quando ero bambino, a piedi scalzi. Ah. E quindi Ozzo Ciccio, io conoscevo Ozzo Ciccio, sua moglie, mi faceva sempre da mangiare, era a casa, era di casa, nella loro casa era la mia casa. E lei sa che rapporti c'erano fra Ciccio Madonia e Giacomo Giuseppe Gambino? Ma si volevano bene, sì, con Ciccio Madonia. Ma Ciccio Madonia non era come i figli erano salvati. Ciccio Madonia era buono, proprio buono. E con Pippo Gambino, se, almeno di quello che so io, poi se ci sono poi per io, poi vivevi in America, se ci sono, se hanno avuto qualche battebecco non lo so. Ma Ciccio Madonia si voleva bene con tutte. Pippo Gambino era pure uno buono come il pane. E nei rapporti prego presumo che si volessero bene, cioè... Ho capito. E fra il mandamento di San Lorenzo e il mandamento di Re Suttana, per quel che ha visto lei, com'erano i rapporti? I rapporti erano nel mandamento di Re Suttana con il mandamento di San Lorenzo erano buone, perché ripeto, il mandamento di Re Suttana con quello di San Lorenzo, prima del Madonia ci fu il capomandamento, faceva il Carollo, Gaetano Carollo, erano tutta una famiglia. Poi i rapporti si sono guastati un pochettino quando è finito questo Carollo, che il poverino l'hanno ammazzato pure, il Madonia si è preso tutto nelle mani lui, si è buttato con questo calatolo e qualcosa è cambiato secondo me. Il Madonia, però queste sono idee mie, il Madonia si è poi palermizzato, cioè è diventato come un palermitano, perché noi di qua, noi di San Lorenzo, di Tommaso Natale, eravamo considerate paesane, più gente più ristretta, più invece poi il Madonia, il Galatolo, non mi permetto di offenderli, ma erano un pochettino più palermitani, più aperti, più vivaci, no? Ho capito. Questa forse non si capivano più, non si intendevano più tanto bene. Senta, lei, Gaetano Carollo, di cui ha parlato, l'aveva conosciuto? Mi deve perdonare, ma non ho sentito la domanda. Sì, lei prima ha fatto il nome di Gaetano Carollo, lo aveva conosciuto? Sì, Gaetano Carollo, come lo conosce? Bene, sì. Armando Bonanno, sì. Lei l'ha mai conosciuto? Sì, e come? Questi erano tutti amici miei. Prima di andarmene all'America. E Vincenzo Puccio, lei lo ha mai conosciuto? Puccio. Della famiglia di Santa Maria di Gesù. Puccio. Porca miseria, mi viene però in questo momento. Mentre lei era latitante a Capaci, ebbe notizia di un omicidio avvenuto in carcere a Lucciardone? Sì. Quello che è morto stangato, che ce l'hanno dato stangato in testa. Esatto. Lei lo aveva conosciuto, sì. La vittima di quell'omicidio, lei l'aveva conosciuta? Sì, si chiamava Marchese, mi credo. Marchese è uno di quelli che l'hanno ammazzato? Sì. No, io parlo della persona uccisa. Lei l'aveva conosciuta? Porca miseria, sì. Cerco di collegare adesso le cose. Lo so, sì, stiamo parlando di cose di tanti decenni fa. Però
Io le voglio chiedere... Signor Naimo, aspetti. La domanda era semplice, cioè lei ricorda se conosceva questo signore che è stato ucciso in carcere, che si chiama Puccio, Vincenzo Puccio, marchese, uno di quelli che lo avrebbe ucciso, quindi lei l'episodio lo ha individuato. Però, l'avvocato sì, le sta appunto, chiedendo se lei conosceva la persona uccisa, se lo ricorda, se no... Non me lo ricordo. Ho capito. Armando Bonanno, lei sa se è in vita? Armando Bonanno è vivo? Le ho chiesto, è vivo o no? Ma no, che io, a meno che io non sono pazzo, Armando Bonanno è morto. Ma è morto di morte naturale? No, quella morte naturale. L'hanno ucciso loro, Armando Bonanno, perché Irina mi raccontò la storia, perché voleva salvare la vita a suo compare Gaetano Carollo. Sì. Perché questo Gaetano Carollo era un fratello di tutti loro, era stato per tanti anni. E quando voleva salvare la vita di Gaetano Carollo, hanno ammazzato anche a loro. Quindi l'omicidio di Armando Bonanno è collegato all'omicidio di Carollo? Mi deve perdonare, non l'ho capito. Quindi l'omicidio di Armando Carollo, Bonanno è collegato all'omicidio di Carollo? Sì. Di questo sono sicuro. Bene, e lei sa se dopo l'omicidio di Armando Bonanno vennero commessi altri omicidi per le stesse ragioni? Sì. Questo fu una ragione per cui io una volta mi arrabbiai con Irina. Proprio davanti a tutti mi ci incazzai, che quasi si stava alzando la mano, perché poi furono ammazzati i Ciulla di, sì, Antonino Ciulla e Giuseppe Ciulla, sì, di Passo del Rigano. Sì, io mi arrabbiai molto con Rina per questo fatto, ma tutta questa il fatto del Carollo, che sia per il fatto dei parenti Ciulla. Ma tutta questa catena di omicidi da chi era stata commessa? E tutto questo, tutto il Rino con i ragazzi, con il Biondino, con tutto il gruppo di loro. E lei sa se era coinvolto in questi omicidi anche Nino Madonia o qualcuno della famiglia Madonia? Coinvolto in questi omicidi? Questo non lo ricordo, perché dovevo considerare che era in America io, sì, quindi a volte c'erano 5-6 anni senza che sapevo più niente, quindi io posso dire quello dei momenti che ero qua. Ma quando avvenne quell'omicidio in carcere, in cui era coinvolto Marchese, uno dei Marchese, lei ebbe a parlarne con qualcuno delle persone, dei mafiosi che frequentava in quel periodo a Capaci? No, nel periodo di Capaci no, di questo fatto non abbiamo parlato più. Però questo fatto del Marchese, che risale a tanti anni prima, mi ricordo di averne parlato, di questo che è morto in galera. Il ricordo che a me mi faceva pena, il ricordo di questo poverino, ma perché hanno fatto cose del genere? Me lo ricordo come una cosa triste questo fatto. Aspetti, ma come particolare. Chiariamo un attimo una cosa, avvocato. Lei sta facendo riferimento all'omicidio Puccio. Vincenzo Puccio. Che è avvenuto? 11 maggio 1989, nel periodo in cui, quindi, in teoria il signor Naimo era capace. Ecco appunto, sì, lei era stato chiaro nella domanda. Aveva parlato di un omicidio commesso durante la sua latitanza a Capaci, signor Naimo. Quindi parliamo dell'89. Lei adesso ha detto era un omicidio che era stato commesso... No, di questo, allora, questo omicidio di Marchese. Scusi, signor Naimo, allora mi faccia chiarire un attimo. Questo omicidio in cui era coinvolto Marchese, a cui sta facendo riferimento l'avvocato, è stato commesso mentre lei, signor Naimo, era latitante a Capaci. Parliamo del maggio dell'89. Quindi di questo omicidio lei sa qualcosa o ci siamo capiti male?
No, allora ci saremmo capiti male, perché io al Marchese non lo vedo più per tanti, me lo ricordo negli anni 70 al Marchese. Vabbè. No, no, allora ci siamo capiti male. In sostanza, lei di un omicidio avvenuto in carcere durante il periodo in cui lei era latitante, sa qualcosa? Lo ricorda che c'era stato questo omicidio? No. Ma quando lei ha parlato di Marchese, di quale Marchese intendeva? Sì, appunto, era un altro, ma non era quel. No, intanto quel lei Marchese. Dica. Mi ascolti, signor Naimo, lei a quale Marchese faceva riferimento? Io addirittura facevo riferimento a un Marchese che era biondino con i capelli brizzolati, che addirittura conobbe negli anni 70. Era un Marchese, era un marchese imparentato con Leo Luca Bagarella? Chi era un Marchese? Ah, sì, questo Marchese, sì. Sì, uno di questi Marchese, sì, che era imparentato col Bagarella. Cioè era il cognato di Bagarella, per intenderci? C'è la possibilità che, perché era molto, molto vicino Corrina, mi ricordo ai tempi, può darsi che era imparentato con... E lei quindi di questo Marchese parlava a proposito di un omicidio commesso a Lucciardone? Sì, pensavo a questo io. Ma questo omicidio commesso da Marchese a Lucciardone, lei se lo ricorda quando era a Capaci o tanto tempo prima? Ma io con una padella, mi sembra che è stato con una padella. Con una bistecchiera, per l'esattezza. Con una bistecchiera. Ma io mi sembra di ricordarmelo che tanto tempo prima di quando era a Capaci, cioè prima dell'89. Comunque un omicidio commesso con una padella, lei ha detto, a Lucciardone, giusto? Sì, questo l'ho sentito. Però e con chi ne ha parlato? Di questo episodio si ricorda con chi ne ha parlato? Io parlavo sempre con i soliti ragazzi, quindi sempre Biondino, Ferrante. E che cosa? Le venne detto qualcosa sui motivi dell'omicidio? No, ricordo solo che l'unica sensazione che ho di questo omicidio, che mi fece pena quella che era stato ammazzato, e allo stesso tempo pensai a Rina e dicevo fra me, minchia, vedi come cioè pensai a lui, che era stato sempre un ordine partito da là, e pensai, vedi, pure in galera le ammazza, ma non andai a oltre, non capì mai oltre, niente oltre a questo. Ho capito. Senta, mentre lei era a Capaci, ebbe notizia di un omicidio commesso a Palermo al cimitero dei Rotoli? Mi può fare il nome, perché non mi viene nessuno. È il fratello di Vincenzo Puccio, ucciso a Lucciardone. Il fratello Antonino Puccio fu ucciso al cimitero dei Rotoli nello stesso 11 maggio 1989. Lo stesso giorno. Io a questo Puccio il nome mi suona, perché ne parlava sempre il Madonia, il Carol, era uno di loro, però in questo momento c'hai un blocco mentale, non mi viene niente. Va bene. Senta, lei prima ha fatto il nome di un tale Palazzolo coinvolto nel Big John. Sa dire il nome? Roberto Vito Palazzolo. E questo Roberto Vito Palazzolo a chi, per conto di chi operava, a chi era vicino? Roberto Vito Palazzolo innanzitutto era un figlio, per modo di dire, figlio in Cosa Nostra,
era figlio di Nenè Antonino Geraci, che sarebbe il capomandamento della zona di Partenico. Poi Roberto Vito Palazzolo, oltre a essere collegato con lui, con Geraci, era collegato direttamente con Riina e direttamente e solo direttamente con Madonia. Poi non gli era permesso di vedersi con nessun altro, solamente con me. Con me eravamo allo stesso livello, no, allo stesso livello non direi, io ero a un livello molto più alto di lui, però con me lui aveva ordine di poter parlare apertamente di io rivolgermi a lui in qualsiasi momento. Poi oltre a questi non dovevano chiedere il permesso per parlare con Vito Palazzo. Ho capito. E senta, ma quando lei ebbe l'impressione che fra Riina e Nino Madonia i rapporti avevano avuto qualche problema, Vito Roberto Palazzolo continuava a essere collegato a entrambi allo stesso modo? Ma quando io vidi che c'erano i rapporti con Madonia si erano rotto, mi sembra che all'epoca il Palazzolo, se non subito ma poco dopo, finì in galera in Svizzera, e subito dopo uscì per un poco, forse in però con una cauzione, e scappò per l'Africa, e se ne andò in Sudafrica. Non credo che più il Palazzolo era più attivo dall'89 in poi, che io mi ricordo, però pensiamo sempre che io ero in America, ma io addirittura ho sentito pure che c'era, forse nell'89 in quel periodo, che lo volevano pure ammazzare a lui. Quindi fu un periodo dove il Palazzolo era spento, era o in carcere o il suo tempo era con i Madonia e Riina, era tramontato o stava tramontando, era nelle vie del tramonto. Ma lei da chi sentì che lo volevano ammazzare? Chi è che lo voleva ammazzare? Ma mi ricordo addirittura, certamente dovrei pensare più, ma mi ricordo che già forse c'era stato un mandato per Vito Palazzolo, e forse per questo se ne andò in Sudafrica. Però per questo mi devo riservare di realmente fare un conto di tutti gli anni. Oh, vabbè, non credo che sia, senta, decisivo. Lei sa quale magistrato o quali magistrati si occupassero del Big John? Ma lei ci crede? Ho avuto un processo col Big John e onestamente non so chi erano i magistrati. Lei non ha mai parlato con qualcuno dei Madonia o di Riina, di Giovanni Falcone, come giudice che si occupava del Big John? Non mi ricordo in questo momento. Lei ebbe notizia che a un certo punto Gio Cuffaro aveva cominciato a collaborare con la giustizia? Sì, che Cuffaro voleva collaborare con la giustizia. Ma l'ho detto prima. Ah no, che me l'ha detto a me? Sì, c'erano state voci che prima ancora di essere ufficiale, che c'erano state voci che voleva collaborare con la giustizia. E lei queste voci da chi le raccolse? Che voleva collaborare. Ma si sentivano attraverso forse il Madonia, perché c'erano quelli Galatolo lì in America. Sarebbe John Galatolo? John Galatolo? Sì, John Galatolo,
che quello Giancarlo ha avuto piccoli segnali attraverso la moglie, forse non mi ricordo, che forse lui voleva collaborare, e forse Giancarlo lo fece sapere Madonia, e forse Madonia già sapeva, avevano sensore che questo Giancarlo ormai già era in galera, lui che questo Giancarlo da un momento all'altro potesse parlare, sì. Gio Cuffaro, sì. Ma lei sa se poi rese dichiarazioni a qualche magistrato italiano? Se diede queste dichiarazioni? Se Gio Cuffaro fece dichiarazioni davanti a giudici italiani, a chi? Ma può darsi, a me, i magistrati che mi hanno interrogato in Italia, voi lo conoscete, io con loro ho parlato, non è che signor Naimo, la domanda è se lei ha saputo a quale giudice Gio Cuffaro aveva cominciato a rendere dichiarazioni come collaboratore, non lei. Se lo sa. No, non credo che lo so. Ma io ero dall'idea che già lui avesse cominciato a parlarle lì in America, con qualche giudice in America, ma sicuramente gli americani avranno chiamato gli italiani e sarà andato qualche altro giudice. Ma comunque non sa chi. No, non più di questo. Senta, lei ha conosciuto Pippo Bono? Pippo Bono, sì, l'ho conosciuto, e come? A Milano l'ho conosciuto. L'ha conosciuto a Milano lo ha mai incontrato in negli Stati Uniti? E anche in America l'ho conosciuto. E dove? A New York l'ho conosciuto, che addirittura l'ho conosciuto addirittura nel periodo, no, ma l'avevo conosciuto prima, l'avevo conosciuto nel 72 a Milano, sì, insieme a Reina, a Luciano Ligio, e poi no, l'ho rivisto in America insieme a Inserillo, a Salvatore Inserillo. Sì, sì. Mi ricordo che ci siamo messi a passeggiare in una strada a Fifth Avenue. Li portai a mangiare lì in un ristorante. Sì, sì. Lei ha mai saputo del matrimonio di Pippo Bono? Sì, e come se l'ho saputo. Che lì a Plaza Hotel, che ci hanno spento tutte le luci, l'FBI, per lasciare tutto al buio. Sì, sì. In quale città si svolse? E come? In quale città? In quell'hotel? Sì. L'Hotel Plaza. Sì, di quale città? New York. Ma al matrimonio di Pippo Bono, lei ha saputo se c'erano i rappresentanti di famiglie mafiose italiane? Sì, che l'ho saputo. Ma era tradizione questa che nel caso di matrimoni di personaggi importanti le famiglie mafiose dall'Italia mandassero dei loro rappresentanti? Adesso stiamo parlando degli anni 70. Esattamente, giusto. Dell'80, comunque, lei dica quello che ricorda. Proprio 70-80, sì, si faceva, di fatto sono venute tante famiglie, sono venute tante, anche dall'America a New York hanno invitato a tanti, io non ci sono andato, ma ci sono stati i Gambino, sono andati in questo matrimonio, Gianni Gambino, che era un intimo fratello mio, sì, è stato un matrimonio proprio all'ingrande, che è venuto forse pure nei giornali, alla televisione, e che durante quel matrimonio c'erano molte persone italiane, anche il rappresentante di tutto ciò, sì. E senta, lei specie ha dalla parte di Trapani, mi credo che senta. Lei ha conosciuto Gaetano Fidanzati? Gaetano Fidanzati l'ho conosciuto, sì, a Palermo, addirittura quando eravamo ragazzi, e poi l'ho rincontrato a Milano quando già eravamo più grandi, o venivo in un viaggio che ho fatto dall'America a Milano, Gaetano Fidanzati. E lei ha mai saputo? Mi sembra
a un accio dei suoi fratelli. Non mi ricordo. Lei ha mai saputo se Gaetano Fidanzati aveva rapporti con Pippo Bono? Sì, sì, sì. E che cosa ha saputo? Che cosa ho capito? Che cosa ha saputo? Che era, loro erano molto vicini a Pippo Bono, a Pippo Bono, all'accio, al fratello, quello più piccolino. Alfredo? Che si chiamava, come? Alfredo Bono? Alfredo Bono, che conoscevo pure, sì. Che, ma loro vivevano sempre a Milano, però ogni tanto andavano, venivano. E sa se si occupavano di traffico di stupefacenti, i Bono e Fidanzati? Ma sì, ma loro furono i primi, forse, ai tempi, i primi a incominciare a importare droga dal Medio Oriente. Loro furono i primi, insieme a quelli della Corsica di allora, loro furono i fondatori. La droga del Rina in Sicilia fu quando poi si era aperto il mercato, si era aperto di più, ma prima l'Italia stava a speranza dei corsi per avere per la droga. Ho capito. Poi hanno incominciato ad aprire queste vie, le proprie vie, gli italiani, con la Thailandia. Che uno dei primi fondatori fu Palazzolo ad aprire queste vie della Thailandia. Avvocato Repici, sinceramente io però mi sto cominciando un po' a perdere, non ne capisco la pertinenza rispetto ai fatti del nostro processo. Vi chiederei o la spiegate o altrimenti andiamo ai fatti del processo. No, così Presidente, io posso spiegargliela perché conoscendo il fascicolo del PM naturalmente. Sì, ho capito, ma lei ha anche l'onere di spiegare perché. Lei lo conoscerà, sì, il fascicolo, noi uno no, però dei collaboratori spieghi, di giustizia. Perché francamente così siamo davvero. Presidente, glielo spiego in modo Se sereno. Se mi fa finire di parlare, grazie. In modo avvocato. Sereno. Prego. Adesso ci spieghi, perché davvero sì. Così non riesco più a seguire. Prego. Sì. La Corte apprenderà delle parole di un collaboratore di giustizia, forse il principale in questo dibattimento, che si chiama Oreste Pagano, che farà riferimento a un matrimonio avvenuto oltreoceano, nel quale era presente un imputato di questo processo, in rappresentanza di alcune persone, delle quali io ho chiesto poco fa al signor Naimo, in relazione alle dinamiche dei traffici internazionali di stupefacenti. Questi sono i motivi delle mie domande, che servono a già ottenere dei riscontri alle dichiarazioni che io auspico saranno rese davanti alla Corte da un futuro collaboratore di giustizia. Va bene, avvocato, prego. E peraltro, aggiungo, Presidente, ci sono anche due ufficiali di polizia giudiziaria da me indicati in lista testimoniale che devono riferire su un rapporto della Criminal Poll del 1983, 7 febbraio 1983, in cui si parla proprio di questi soggetti. Ma questo non vuol dire che siano rilevanti il fatto che li abbia inseriti lei, avvocato. Prego. No, il fatto che la prova sia stata ammessa, però... Lei sa, avvocato, io non voglio polemizzare, lei sa che la Corte quando ammette le prove non ha veramente conoscenza del fascicolo, a poco prende conoscenza dei fatti e chiede alle parti chiarimenti sulla pertinenza delle domande. Prosegua, avvocato. Presidente, si figuri se voglio polemizzare io. E allora, signor Naimo, lei ha mai avuto notizie di mafiosi operanti in Canada di origine siciliana a nome Rizzuto? Il nome non mi è nuovo, ma non posso dire, personalmente non so niente di questo. Ho capito. Senta, prima il pubblico ministero le aveva chiesto di un tale Alfonso Caruana. Sì. Ecco, lei sa se Bono fosse legato ad Alfonso Caruana? No, non posso dirlo per certo, non posso dirlo per sicuro. Posso dire che si conoscessero, perché quello sia Caruana che il Bono erano dei grandi, grandi trafficanti, ma... Non posso dire sì. Va bene. No.
Presidente, io ho terminato, grazie. Altre domande delle parti civili? La difesa degli imputati, prego. Grazie Presidente, avvocato Di Franco per la registrazione. Senta, signor Naimo, lei ha reso, ed è stato anche indicato dal pubblico ministero, un interrogatorio in data 14 gennaio 2000. Mi sente così, signor Naimo? Sì, io la sento, sì. Sì. Dicevo, lei ha reso un interrogatorio, è stato già indicato dal pubblico ministero, in data 14 gennaio 2011. In quell'interrogatorio lei ha dichiarato che non ha mai appreso alcuna circostanza... No, aspetti, avvocato, no. No, non così. Facciamo la domanda e se c'è la contestazione, la contestazione. Se no, acquisiamo l'interrogatorio, non c'è problema. Ma se già leggiamo quello che ha dichiarato, andiamo male. No, perché era stato letto dal PM. Ma faccia la domanda e se non riferisce... La faccio secca direttamente, scusi. Prego. Lei ha mai appreso alcuna circostanza in merito all'omicidio del poliziotto Agostino? Ha mai appreso alcuna circostanza in merito all'omicidio del poliziotto Agostino? No, circostanza... Okay. Quelli che a volte si leggono, quelli che si dicono... Ma... Sì, conferma quindi quanto ha... Si è finito. Conferma quanto ha dichiarato quindi nell'interrogatorio del 14 gennaio del 2011? No, così non Presidente, è ammesso. Se ha confermato, così non è ammesso. Ha fatto la sua dichiarazione. Nel caso di discordanza lei potrebbe fare una contestazione, ma se lo ha già dichiarato e nessuno fa contestazioni, questo sarà il tenore. Senta, lei durante il periodo di latitanza in Capaci le capitava di uscire dall'abitazione di cui ci ha parlato ovviamente? Mi capitava di uscire dall'abitazione di dove Capaci, abitavo? Sì. E cosa potevo stare sempre dentro? Logico. Però, chiedo scusa, non è che ripetendo le stesse circostanze acquisiscono più o meno valore. Mi pare che abbia fatto riferimento, lo ricorderete tutti più di una volta, al fatto che proprio per non restare sempre chiusi spesso andava al mobilificio del signor Troia. Quindi, su quello mi pare che abbia già abbondantemente immorato il test. Senta, lei con che frequenza usciva dalla sua abitazione? Una volta al giorno, due volte al giorno? Quante volte uscivo? Sì. Da questa abitazione? Sì. Avvocato, onestamente non me lo sono segnato. Lei ha ragione, signor Naimo, però la domanda può essere questa. Questo il fatto che lei uscisse dall'abitazione avveniva tutti i giorni o una volta ogni tanto? Una volta o ogni più tanto. Volte al giorno? Una volta ogni tanto. Quindi neanche tutti i giorni, diciamo. Neanche volevo uscire perché mi forzavano per uscire. Vabbè, ma dico, insomma, non usciva tutti i giorni? No, non posso dire no, tutti i giorni no. No. Cioè quando stavamo a casa. Vabbè. Senta, ma usciva da solo o usciva assieme a qualcun altro? Ma a volte c'erano tempi che io... Dormivo in quella casa da solo. No, usciva. Sì, quando usciva, usciva da solo o usciva assieme a qualcun altro? Ci sto spiegando. Quando ero da solo, scendevo da solo. Se ero con qualcun altro, come posso fare a dire se uscivo da solo? A volte quello Andrea non c'era, se ne andava a lui al paese, quindi... Se capitava uscivo. Quindi Andrea Mangiarracina. Quando era con Andrea Mangiarracina, qualche volta usciva con Mangiarracina, qualche volta no. Sì. Quindi capitava che uscisse comunque ed eventualmente soltanto con Andrea Mangiarracina, non anche con altre persone. Ma non mi pare che abbia detto questo, avvocato. Presidente, la domanda usciva eventualmente soltanto con Andrea Mangiarracina? È successo che lei da quella casa sia uscito con altre persone che non fossero Andrea Mangiarracina? Poteva anche succedere col Ferrante, ma sempre con qualcuno di loro, certo. che sapevano del posto. Vabbè. Come faccio a dire no oggi? No. Senta, a parte al mobilificio di cui lei ha già parlato, c'erano altri posti dove lei si recava? No, andavamo o nel mobilificio che ci mettevamo da dietro, o qualche volta andavamo in quello di rimpetto, che era un locale che teneva tutte le cucine, però lo teneva chiuso, e a volte ci sedavamo là.
Senta, e oltre al fatto che lei usciva con queste persone che ha indicato, c'era qualcun altro che sapeva che andavate in questi posti, che ovviamente non veniva con voi? Ma poteva succedere. Chi potevano essere queste persone? Ma queste persone potevano essere sempre lo stesso gruppo che sapeva dove ero io e si parlavano fra di loro. Cioè io che potevo sapere, io ero chiuso e potevo sapere cosa parlavano fra di loro. Cosa dico, qualche nome ce lo può fare? Di queste che venivano là? Sì, di quelle che sapevano che lei ovviamente si spostava, che era latitante in quel periodo. Quelle che sapevano la casa e potevano venire alla casa era il biondino, il biondo, il ferrante, il Cioia, i figli del Cioia. Su questi già ha dichiarato, c'erano altre persone, era questa la domanda, queste persone le già hanno indicato, dico c'erano altre persone a parte queste che lei già, di cui lei già ha parlato? No, queste... Biondo, biondino, ferrante... Vabbè, senta. Che io ricordo in questo momento questo, ora se è venuto qualche altro e non lo ricordo, certamente se lo ricordo lo farò sapere. Vabbè. Il Cioia veniva. I figli, l'ha detto, signor Naimo. Andiamo avanti. Senta, lei ricorda quando gli hanno detto di non uscire, per ovviamente il fatto che ci interessa? Intanto chi glielo disse? No, non l'ho capito. Chi è che le disse di non uscire il giorno in cui si sarebbe verificato l'evento che lei poi ha preso, dico, in televisione, quindi non ribadisco su quello che lei già ha detto. Lei ricorda chi le disse di non uscire? Qualcuno mi disse di non uscire? Sì. Sì, qualcuno di loro, di questo gruppo che ci ho finito di dire... Sì. Ci disse di non uscire, certamente non mi sono appuntato chi di loro, perché venivano, andavano e venivano dalla casa, quindi qualcuno ci disse di non uscire. Vabbè, quindi poteva sostanzialmente uno di quel gruppo. Il signor Cioia poteva essere uno di quelli. No, aspetti, non facciamo, Naimo, non facciamo forse. Lei non lo ricorda chi è stato, giustamente dice non è che mi sono preso l'appunto, però uno di quel gruppo che conosceva che lei era lì, giusto? Sì, questo sì. Perfetto. Questo sì. Posso fare la Grazie. Contestazione? Prego. Sì. Senta, c'è un primo verbale del 24 luglio del 2016 in cui lei sulla domanda risponde: potrei sbagliarmi se indicassi uno in particolare, e fino a qua non c'è la contestazione ovviamente. Ma posso con certezza riferire che tal avviso mi venne riferito da uno di loro, Biondo Salvatore, il corto Biondino Salvatore, Troia Antonino o Giovan Battista Ferrante. Ed è quello questo che ha detto era finora. Il gruppo, sì. Ed è quello che ha detto finora, avvocato. Sì, Presidente, però volevo continuare con la contestazione. Perché poi c'è il verbale, il verbale del 13 luglio del 2018 in cui... Leggo testualmente, ovviamente è un errore di battitura, non si dice quella giorno, ma si capisce. Però dico, questo è quello che io ho, sostanzialmente un verbale riassuntivo. Dico, Troia Antonina e Giovan Battista Ferrante, che curavano la mia latitanza, ci raccomandarono di non uscire di casa quella sera. Noi seguimmo le loro indicazioni e non chiedemmo alcuna spiegazione. Questo è un verbale riassuntivo di un fono registrato? È fono registrato, Presidente. Però dico, siccome Presidente, qui c'è un'incertezza... Il verbale che ha letto per secondo è in realtà è primo rispetto all'altro verbale. Ma io queste cioè, date, ho detto che il verbale che ha letto per primo è una precisazione del verbale precedente. Il verbale che ha detto del primo ha detto del 2011, e questo del 2018. No. Ho sbagliato l'avvocato. Un 24. Ma è la data sbagliata, purtroppo. Forse c'è una data sbagliata. Il verbale sbagliata. Del 2018 in realtà è quello. È
è successivo. Presidente, allora, vogliamo chiarire questo punto. Lo vorrei chiarito pure io. Sì. Io ho un verbale dove c'è scritto, che è il primo che ho letto, 24 luglio 2016, è scritto qui, 16, sì. E questo è giusto, pubblico ministero, 24 luglio 2016? No, è proprio quello in cui mi correggevano mentre io quindi questo contestavo. È in realtà è 24 luglio 2018. È un errore. Quindi di avvocato, abbiamo chiarito questo secondo verbale in cui c'è scritto 2016, ma forse c'è una correzione nello stesso verbale? Sì, così mi è stato detto. Quindi se lei legge forse c'è una correzione nello stesso verbale. Presidente, io devo dire che l'ho letto, ma in realtà non trovo nessuna correzione. Non l'avrei fatta, diciamo, in questi termini la contestazione. E chi l'ha detto? Perché mi ha detto che è del 18? Non l'ho detto io. Presidente, semplicemente questo verbale, avvocato Repici, la prima domanda ADR, confermo le dichiarazioni rese in data 13 luglio 2018. E questo mi pare decisivo. Una correzione implicita, diciamo. Ecco, questo mi pare decisivo. Però, Presidente, mi pare decisivo, ma non so dove è l'errore materiale, se è in primis o in secondo. Dico ma io. Se conferma, avvocato, adesso non facciamo, non sottilizziamo. Questa è la situazione. Il secondo cambia poco, dico, pochissimo, non cambia niente. Questo è 18, 19, ma sempre... Il problema, dico, sta nella contestazione. Quindi, in un primo momento, mettiamola così, in un primo momento, signor Naimo, lei avrebbe detto che questo avviso di non uscire lo avrebbero fatto Ferrante o, vuole ripetere la frase, anche se è un verbale riassuntivo? No, questo è quello... quello... Il primo, certo, perché devo rileggere quindi il primo. Esatto. Allora, quell'aggiorno Troia... Antonino e Giovan Battista Ferrante, che curano la veteranza, ci raccomandarono di non uscire di casa. In un primo momento lei ha parlato di Troia e Giovan Battista Ferrante. Nel secondo interrogatorio, a chiarimento, lei per la verità dice: non mi posso ricordare chi è stato, ma sicuramente uno di tutti quelli che mi collaborano, cioè Ferrante, Troia, i figli di Troia, Biondino, Biondo. Lei in questo momento, per chiarire questo punto, se lo ricorda o non se lo ricorda, signor Naimo, per quello che può importare, se lo ricorda o non se lo ricorda, chi specificamente glielo disse? Non me lo ricordo, però logicamente la prima volta sono stato più sbrigativo, poi sono stato più, ho messo tutto, perché erano tutti questi che mi venivano a cercare. La prima volta forse ne ho detto due o tre, perché... Vabbè. Pensai che... Quindi lei dice la prima volta a titolo esemplificativo, va? Ma comunque tutto il rosario. Perfetto. Il Padre Nostro. Va bene. Quindi ho detto cioè lei la prima volta non ha voluto ripetere tutto, sta dicendo lei, il rosario delle persone che potevano essere state. Ne ha citati due a caso. Per la seconda volta è chiarito uno di tutti questi. È così? Va bene. Sì, abbiamo risolto il problema. Presidente, chiedo scusa. Non per ritornare su un problema che lei ha detto correttamente già risolto, ma in realtà io inviterei a questo punto, visto che abbiamo la trascrizione delle dichiarazioni rese da Naimo, oltre al verbale riassuntivo, di leggere il tratto relativo in cui non c'è veramente nessun contrasto. Assolutamente. Allora, se c'è la trascrizione, c'è la trascrizione. Perché fra trascrizione e riassuntivo deve preparare la trascrizione. Come voi sapete, quando viene fatta una contestazione, teoricamente il giudice può anche verificarne la correttezza prendendo visione degli atti. Ma se lo vuole fare lei, pubblico ministero, leggiamo quindi la trascrizione di quel passaggio dell'interrogatorio. Pagina 4 di questa trascrizione dell'interrogatorio del 13 luglio del 2018. Del 13 luglio, cioè quello che in realtà è il primo dei due. Perfetto. Allora. Ora, durante il giorno, cioè il giorno in cui successe questo omicidio, ci venne detto, raccomandato dal Troia, dal Ferrante, virgola, di loro, di questi che curavano la nostra latitanza. Quindi, è chiaramente anche nel primo interrogatorio, ha semplicemente fatto due dei diversi nomi. Questo vi conferma, lo dico per il futuro, che i verbali riassuntivi, seppure sono fedeli, per carità, ma ovviamente possono contenere delle sfumature che non colgono il vero senso del discorso. Quindi non c'è nessun contrasto. Avvocato, andiamo avanti. Sì, l'ultima domanda, Presidente, e poi ho concluso. Senta, rispetto all'omicidio del poliziotto Agostino, da quanto tempo lei era a Capaci? Dunque, io sono stato... Ma io direi da pochi mesi. Non l'ho sentita, scusi.
Dovrei riflettere, ma penso che erano, era l'89, io ero qua, penso mese. Pronto? Sì, l'abbiamo sentita, stiamo riflettendo. Sì, vabbè, nessun'altra domanda, se non può essere più preciso, grazie. Avvocato Riggi? Nessuna domanda. Per grazie, pubblico ministero. Avvocato Repici, parti civili. Sì, Presidente, solo due precisazioni. Avvocato Repici, signor Naimo, il negozio di Antonino Troia, che era usato come deposito delle cucine e si trovava di fronte alla vostra abitazione, aveva anche un piano sotterraneo? Mi perdone, dottore, ma il negozio non era di fronte all'abitazione, era di fronte all'altro negozio dei mobili. Ah, ok, avevo capito male io, chiedo scusa. Sì. Questo secondo negozio, che era il deposito delle cucine, aveva un piano sotterraneo? Sì, credo che ci fosse un piano sotterraneo, non lo posso dire sicuro, ma in quello dei mobili sono più sicuro che c'era un piano sotterraneo. Quello della cucina non lo so, ma in quello dei mobili sempre credo che c'era un piano sotterraneo. E senta, durante la sua... quello della cucina ci poteva essere. Ho capito. Durante la sua latitanza lei ha avuto notizia della scomparsa di un tale Emanuele Piazza, collaboratore dei servizi segreti ed ex poliziotto? Emanuele Piazza in quei negozi? Se, no, se lei, quando era latitante, seppe di questa notizia? No, completamente. No. E senta, lei ha mai saputo di una villetta a Carini di parenti dei Madonia? Se i Madonia avevano una villetta a Carini, no, io a Carini, però può darsi. Lei ha conosciuto, lei ha mai conosciuto Francesco e Nicola di Trapani, parenti dei Madonia? Sì, l'ho conosciuto molto bene. Ciccio di Trapani, sì. Ciccio di Trapani, sì. Sì. E non ha mai saputo se avevano una villetta a Carini? Forse questo Ciccio di Trapani, sì, credo di sì. Con un fratello di queste... Addirittura io ero in Canada con un fratello di Ciccio di Trapani, con quello più, uno più giovane. Lei ha mai saputo qualcosa sull'arresto del figlio di Ciccio di Trapani? No, questo Ciccio di Trapani è quello che viveva a Resuttana, giusto? Aveva la casa a Resuttana. Era parente dei Madonia? Sì, ma dell'arresto di Ciccio di Trapani figlio di Ciccio di Trapani no. Non ha mai saputo nulla. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Grazie, Avvocato Monastra. C'erano altre domande delle parti civili. Senta, signor Naimo, soltanto alcuni chiarimenti, solo per mettere alcuni punti fermi sulle varie epoche. Alcune cose lei le ha già dette, quindi... risposte, diciamo, abbastanza coincise, signor Naimo. Lei ha detto di essere stato affiliato negli anni 60, quando? Io sono stato affiliato, credo, nel 64 o 65, ma credo il 64. È stato affiliato con la affiliazione rituale, diciamo? Sì, con tutto,
De fatto fece stupore perché ero giovanissimo, ero il più giovane, per loro ero un ragazzo prodigio ai tempi. Avevo 19-20 anni. Se così si può dire. Ma, e quindi con la, lei ha detto con tutte le cose, vuol dire con la santina, con tutto con tutto il rituale tipico? Sì, sì, con le santine, con tutto. Eravamo lì alla FACUP, mi ricordo che alla FACUP era una grandissima, ai tempi, era una fabbrica di vestiti. Qui a Palermo? E il... c'è a San Lorenzo e a Cardillo, diciamo noi, questa fabbrica, non so se esiste ancora. Va bene, signor Naimo, il suo padrino chi era? Il mio padrino fu il fratello di Antonino Messina, che si chiamava Giuseppe Messina, che poverino l'hanno ammazzato questo. Ma e lei quindi così è entrato a fare parte di quale famiglia? Io quando sono stato iniziato a Tommaso Natale, però hanno fatto una cosa un pochettino illecita, di fatto poi San Lorenzo si è arrabbiato con loro e poi mi hanno fatto il passaggio... Perché siccome ero nato nella borgata di San Lorenzo, io aspettavo fare parte, se mi volevano affiliare, aspettavo a San Lorenzo affiliarmi. Mm. Invece Tommaso Natale, questo Messina mi voleva così bene come un figlio, che ai tempi era il rappresentante di Tommaso Natale, mi chiese, ha insistito e così mi affiliarono a Tommaso Natale. Ho capito. Però quando questo Messina poi è morto e c'erano i nuovi a San Lorenzo, il Pippo Cambino, che avevano il potere nelle mani, quando è stato? Nell'80, credo nell'87, 88, mi hanno passato... Ho fatto il passaggio a San Lorenzo da loro. Vabbè, quindi tra Tommaso Natale e San Lorenzo. Senta, lei poco fa abbiamo detto la santina, ma molto brevemente questo rito con cui lei è stato affiliato ce lo può indicare? Sì, il solito rito, quello che abbiamo visto nel padrino, nel gaffare. Allora, cioè, è stato anche punto... Hanno messo la santina, hanno messo la santina nelle mani. Si doveva recitare una specie di giuramento, preghiera, che alla fine era se tradirò cosa nostra, brucerò le mie carni, bruceranno con me. Questa santa. E questo era il rito. Ed è stato punto, sangue... Sangue, sì, sangue. Vabbè, il rituale, quindi, quello tipico. No, questo glielo chiedo. Io la domanda era... Lei quindi formalmente è diventato uomo d'onore in questo modo, poi lei ha assunto delle cariche specifiche all'interno, diciamo, di Cosa Nostra, delle sue famiglie di appartenenza? Mi deve perdonare, ma non ho capito. Sì, ha ragione. Che... va bene. Sì. Cioè lei poi da semplice soldato, da uomo d'onore, da affiliato, poi ha assunto delle cariche, è diventato... ha assunto delle cariche specifiche? Capo decina, capo famiglia, delle cariche assunto o è rimasto sempre... Come io non sono diventato un rappresentante? No, glielo chiedo, se lei dopo ha assunto delle cariche, ha fatto carriera, come fare, come glielo posso spiegare? Glielo dico, giudice, perché io non ero, non fui mai una persona con aria, che volevo diventare qualcuno. Io me l'hanno offerto queste cose una centinaia di volte. Mi volevano dare cariche. Io scappavo sempre. Cioè, io ero uno che mi piaceva la solitudine ed ero molto restio in questa confusione di sentirmi, di voler essere qualcuno. In America facevano come i pazzi per affiliarmi pure là,
e io non mi voglio affiliare mai. Aspetta. Avevo tutto. Mi dica. No, aspetti. Arriviamo. Vabbè, ha risposto, diciamo, è stato chiaro. Arriviamo alla. Lei quindi in America, quando è che lei va in America per la prima volta? Insomma? E poi in America ci è andato da latitante? No. In America ero come al solito inseguito dalla polizia, ma mi ero appena liberato da un reato, che non mi ricordo che reato era. Ah, di una rapina, di una rapina. Fu nel 67. Nel 67 avevo. No, nel 67. Sì, nel 67 andai in America. Ero stato imputato per una rapina in una banca a San Lorenzo, per uno che trasportava soldi per la banca, non so. Poi me ne andai assolto, cioè, ma sempre da latitante questo. Appena me ne andai assolto, che ho richiesto il documento, il passaporto. Sì, ed ero da libero. Perché e quindi prende il passaporto e se ne va in America, giusto? E me ne andai in America. In America lì lei entra in contatto con le famiglie mafiose americane, giusto Naimo? Sì. Aspetti, perché lei fino a quanto tempo è rimasto in America, quindi? In America? Sì. Fino a quando sono venuto nel 1989. Quando è che lei diventa latitante di nuovo? E qua in Italia, perché ero venuto dal libero cittadino qui in Italia nell'89, poi nell'89 incomincio a parlare con Faro, dopo un po' di mesi. Lei ha detto che è ritornato in Italia a gennaio 89? Sì, fu proprio nei primi di gennaio 89. Quindi rientra in Italia da uomo libero? Arrivai da uomo libero, sì. E qui comincia a parlare con Faro e che succede? Poi incomincio? Comincia a parlare Cuffaro? Incomincio a parlare Cuffaro e logicamente sentendo le notizie che parlava Cuffaro non ritornai in America, rimase qua nella speranza, il fatto fu che rimase nella speranza che il Cuffaro non parlava più o non lo credesse. Ma era stato emesso un titolo di una misura cautelare contro di lei? C'era un ordine di carcerazione? Lei era ricercato? Io avevo un mandato di cattura internazionale dopo che parlò con Faro. Quindi quando lei era in Italia aveva un mandato di cattura internazionale. Per quale reato? Per il Big John. Per Big John. Ma no, quando sono venuto da libero. Poi dopo mesi, quando parlò con Faro, non ho potuto ritornare in America per il fatto che c'era già un mandato di cattura, quindi rimase qua. E poi c'è l'episodio. Se vuole glielo spiego di nuovo con più calma. Sì, me lo spieghi. Ok. Dunque, io sono arrivato qui in Italia. Stiamo parlando dell'ultima volta, perché prima di allora sono arrivato qui in Italia nel gennaio del 1989, su questo non ci sono dubbi. Incominciai a collettare tutti i soldi, cioè definire il fatto della Big Gian. Mediante questa transizione arrivò la notizia che il Cuffaro parlava in America. Quando arrivò questa notizia, io mi rese latitante, non sapendo ciò che succedeva, mi mise da parte. Questo è tutto quello. Poi il resto è storia. Nel frattempo era stato emesso un mandato di cattura internazionale, ha detto, no? Sì. E c'è tutto il periodo di latitanza che lei trascorre a Carini e poi a Mazara, è giusto? A Capaci. Me ne sono andato in Spagna, perché poi quando hanno fatto la causa non avevo più il mandato di cattura quando hanno fatto il processo, ma avevo una condanna di 20 anni da scontare. Questa condanna di 19 anni era per questo Big John?
Sì, sì, non sì. 29 anni, 19 anni. 19 anni, sì, è quella del sì. certificato. Questa era dell'operazione sì, sì, sì. Big John, giusto? Sì, sì, sì. Quindi lei poi lì, dall'89, quello che è, si rende latitante, comincia a Capaci e poi va a Mazara del Vallo e poi ha detto che era sì, stato sì. portato da Ferrante anche in Corsica, poi è andato in altri sì, posti. Sì, sì, sì. Quindi sì, la sua sì, latitanza sì. è durata quanto, signor Nai? Ma faccio il conto, qualche 21, cioè fino al 2010? Fino nel 2000, ottobre 2010. E in questi anni, in tutti questi anni, signor Giudice, se mi perdono, prego. In tutti questi anni non ho mai più visto nessuno, ma neanche per telefono, non c'è un'indicazione. Sì. E questa è una dichiarazione che faccio proprio ferma. No, io volevo sapere, quindi lei era latitante per questa condanna a 19 anni? Sì, sì, 19 anni, sì. Con questa condanna a 19 anni, lei a ottobre del 2010 vede la pattuglia di polizia e della finanza e si consegna spontaneamente. È così che è andata? Sì, sì. Vabbè. Sì, sì, sì. Vabbè. È incredibile. Va bene, senta. Veramente penso che sia scontato. Il Ferrante Giovanni di cui lei ha parlato è Ferrante Giovan Battista, attuale collaboratore? Sì. Sì. Lei sa che lei ha parlato di quello che faceva Ferrante, lui che ruolo aveva all'interno di Cosa Nostra? Che titolo aveva? Che ruolo aveva, sì. Ma credo che era un soldato. Un soldato. Senta, Giovan Battista. Senta, lei poi ha fatto riferimento a proposito del nome di Contrada. Lei ha fatto riferimento all'episodio del grande matrimonio, il matrimonio di Riccobono, credo, qualcosa che riguardasse Riccobono. Sì, sì. Ma in che periodo siamo? Certamente non mi viene facile perché... Più o meno, signor Naimo, più o meno. Ma non le sto chiedendo l'anno. Anni 70, 80, 90, in che periodo siamo? Fu nel periodo quando si sposò il figlio del Riccobono, che poi a sua volta questo ragazzo venne in honeymoon, come si dice honeymoon, a viaggio di nozze in America e lo ricevette io. Quando siamo? Più o meno. Non è che... Forse dopo l'81, questo per sicuro. Allora. Ho capito. Dopo l'81. Vabbè, quindi perché siamo tra l'81 e l'89 perché poi lei è tornato in Italia. No, ma dopo, sì, ma poi il Riccobono non c'era più, quindi fu tra l'81, proprio in quel periodo dell'81, secondo me è stato questo. Fai domande, Monica. Poi io sono ritornato in Italia nell'89, sono ritornato in Italia nell'88 a organizzare la situazione con Rina per il Big Gian, per le mappe nautiche e cose. Poi sono ritornato in America e poi sono ritornato nell'89 quando loro qui già avevano tutto nelle mani e l'operazione Big Gian era riuscita. Va bene. Ci sono domande, pubblico ministero, parti civili? Va bene, signor Naimo. Grazie. Ringraziamo l'avvocato, grazie avvocato e grazie al cancelliere che ci ha seguito. Ma...